Ciao a tutti, oggi parliamo di alimentazione da un punto di vista scientifico e la uniamo dal punto di vista politico agli strumenti di democrazia diretta, perché possiamo sapere tutto di alimentazione singolarmente, ma se poi chi ci circonda non ne viene a conoscenza per motivi politici, perché tutto è afferente a motivi politici, qualsiasi cosa succede e accade nella polis, cioè nella città o nella polis allargata, che è la città-stato, la nazione, ha motivazione politica, perché tutto è legato all'informazione, informazione corretta, ragionata, e se voi per motivi vostri personali arrivate a delle conoscenze, però poi tutti i vostri vicini, tutti i vostri cari, tutti i vostri amici, tutti quelli che frequentate, tutti quelli con cui lavorate non addivengono ad avere le stesse conoscenze, che poi magari non le vogliono verificare perché ci sono mille motivi, perché magari non ce la fanno, ma se non hanno questa conoscenza, che serve fare le conferenze? Che serve? A dei singoli che vengono alle conferenze, va bene, poi andiamo su YouTube, su Facebook, e va bene, se però lo stato in cui vivete, la città in cui vivete, le frequentazioni che voi fate non hanno nessun tipo di informazione a riguardo, perché un po' sono svogliati, giustamente sono svogliati, perché dovrebbero informarsi? Non siamo mica in Svizzera che si fanno i referendum legislativi, i referendum svizzeri sono legge dopo che si è votato. In Italia non abbiamo nessun tipo di referendum che fa legge, a parte un pochino a Trento e a Bolzano, dato che il Trentino Alto Adige ha mutuato un po' della democrazia diretta svizzera grazie al fatto che molti di loro sono di madrelingua tedesca e la Svizzera è 70, più del 70% di madrelingua tedesca, quella che chiamano la Svizzera interna, e la Svizzera ha influenzato un po' anche il Trentino Alto Adige. Adesso la Svizzera ha influenzato un po' tutto il mondo. Se voi pensate che il più grande stato al mondo che fa i referendum legislativi è la California. È la California, dato che l'America è una federazione di stati e la metà di loro ha strumenti, soprattutto a livello comunale ma anche statale, di democrazia, di vera democrazia diretta, non finta, non chiacchierata, non a parole e non pseudo, come c'è spesso in Europa, in Italia soprattutto. Che dobbiamo fare l'unico referendum legislativo che facciamo è quello costituzionale, che è una volta ogni 20 anni, mentre in California votano centinaia di referendum l'anno. E non pensate che votino cazzate, non è che votano come dipingere l'aula del municipio, votano cose per cui la legislazione comunale o statale incide, impatta direttamente sulla vita dei cittadini. Ora, se anche è vero che queste cose che io vi sto dicendo sono in larga parte conosciute dal 1805, da quando Georges Cuvier, il fondatore dell'anatomia comparata, di un'intera disciplina, cioè se voi pensate che in TV oggi ci va Giorgio Calabroso, quello che è, e si vanta di avere titoli, lui dice: io vado in TV perché ho i titoli. Io una volta siccome ci chiamano un po' in TV, no? Perché i fruttariani sono considerati così, magari fanno colore, no? Cioè, nel 2016 hanno stato tutto l'anno dei vegani e poi hanno chiamato anche noi qualche volta. E la sfortuna di Calabrese ha voluto che una volta c'ero io, anch'io, che avendo studiato dagli allievi di Armando Delia, qualche nozione scientifica ce l'ho, dato che Armando Delia è stato il più grande di tutti i tempi. Mentre Cuvier è stato il primo, nel 1805, a divulgare il fatto che siamo una specie fruttivora, lo dichiara e lo scrive e lo diceva a lezione agli allievi suoi, Delia è stato il più grande nello sviluppare Cuvier, perché arriva alle stesse conclusioni di Cuvier con la fisiologia comparata, cioè con i processi metabolici interni del nostro corpo, che è l'unica cosa che studiano i medici, perché per loro l'anatomia comparata è boh. Che è l'anatomia comparata per i medici? Non esiste. Cioè, un'intera disciplina scientifica, i medici sanno a malapena che c'è il nome. Dovete sapere che la scienza esiste solo e in quanto multidisciplinare. La scienza monodisciplinare è
Non so neanche se è filosofia, perché la filosofia devi ragionare, la filosofia vera ha le basi dei ragionamenti molto prestanti, tanto è vero che la scienza nasce dalla filosofia. I primi filosofi, la scuola di Mileto, Talete di Mileto e il suo allievo Anassimandro, mettono i semi della scienza, perché cominciano a dire che innanzitutto il maestro non ha sempre ragione e esiste la critica, se no saremmo ancora qua a dire che Aristotele ha ragione in tutte le cose che... ipse dixit, no? Prima, fino a Galileo, Aristotele, ipse dixit. Qualsiasi puttanata avesse detto Aristotele, ipse dixit. Cioè, l'ha detto lui. Galileo, per fortuna, unisce il metodo scientifico, cioè crea il metodo scientifico, unificando un primordiale metodo scientifico fatto dagli arabi con la matematica fondata da Cartesio, e quindi ci dice che solo quello che tu... ci sono tre passaggi. Quello che puoi osservare, dopodiché teorizzi, dopodiché passi alla verifica sperimentale con la matematica. Tutto quello che non è questo non è scienza. Quindi prima di Galileo non c'era scienza. Non esiste scienza. Semplicemente non per cattiveria verso chi era prima di Galileo, ma se non usi il metodo scientifico, può essere filosofia, che ha una grossa dignità la filosofia. Tornando a Calabreso, non ricordo mai come si chiama, Calabraso, e lui, cioè, esprime posizioni, se voi andate a vedere questo video, cioè, cercate Giorgio Calabrese Fruttariani, o Giorgio Calabrese Max Gaetano, io gli dico i dati scientifici di Georges Cuvier, fondatore di un'intera disciplina, quindi aveva una sfilza di titoli che 10 volte i titoli che può vantare Calabrese, tra l'altro è un medico, ma il 99% dei medici non ha la minima idea di cosa sia l'alimentazione. Studiano 0 ore in 10 anni di medicina, 0 ore. Ci si può confrontare un po' con i biologi, perché hanno delle fondamenta di chimica e di fisica che i medici non hanno. Questo Calabroso, Braso, non mi ricordo, praticamente risponde a battute. Cioè, gli facciamo notare Cuvier, fondatore dell'anatomia comparata, tutti gli studi di Delia relativi al fatto che abbiamo il minor carico enzimatico di proteasi, di carboidrasi, di nucleasi, perché io gli ho dovuto spiegare che ci sono 9 i principi nutrizionali, non 7 come pensa lui. Cioè, oltre a quelli classici che conoscono addirittura anche i medici, cioè proteine, carboidrati e lipidi, quelli che chiamano lipidi, grassi, cioè l'acqua, sali minerali, vitamine e gli acidi nucleici, già sui quali già hanno un po' di confusione. E in più ci sono i fitochimici e i fitocomplessi, che la parola fito ci dice sono vegetali. Quindi solo i vegetali hanno tutti i 9 elementi nutrizionali. Quindi i medici, ma un po' tutto l'ambito scientifico accademico, sono famosi per l'atomizzazione del sapere, cioè l'antiscienza. Sanno esattamente tutte le molecole dell'orecchio destro, chi si specializza, e non sanno neanche che esiste l'orecchio sinistro. Non sanno neanche cosa è l'orecchio sinistro. E non sto parlando così per sentito dire, io sono andato all'università, a Milano c'è il polo scientifico, c'è un intero polo scientifico in via Celoria, dove è pubblico, puoi andare là, se hanno tempo, a parlare con i professori. Abbiamo parlato con tutti i professori di tutte le facoltà scientifiche, da chimica, fisica, ad agraria, a biologia, perché noi volevamo verificare i punti che conosciamo, se sono conosciuti e se sono scientifici. Andando con il loro, andando dagli specialisti, tutti i singoli specialisti ci hanno confermato tutto quello che noi diciamo. Tutto. Perché loro, non avendo il quadro completo, non sanno poi che siamo una specie fruttivora. Ma se voi andate ad Agraria e gli chiedete, è vero che le piante hanno milioni di fitotossine, di pesticidi naturali che mettono dentro se stesse e caricano in maniera inverosimile nei figli, cioè i semi? Chi di voi genitore, immagino che per difendere un figlio moltiplicherebbe la propria forza e le proprie inventiva, la propria astuzia all'infinito, no? Soprattutto rispetto a difendere se stesso, difendere un figlio, tutto è maggiorato, no? Le piante, non potendo dargli gli zoccoli come gli erbivori che possono darli in faccia al carnivoro, gli danno le bombe chimiche. Ad Agraria dicono, ovvietà. Sì, è ovvio. Sanno solo quello, però. Dal punto di vista nutrizionale. Ora, siccome siamo una specie
cosiddetta intelligente, esiste solo una scienza, la scienza specie specifica, quella che riguarda noi stessi, perché se non sappiamo cosa dobbiamo mettere in bocca e poi andiamo sulla Luna e poi creiamo le astronavi e creiamo qualsiasi tipo di struttura che sta in piedi, è zero. È zero. Perché, che ne so, Einstein mi fa la formula della relatività e poi non sa cosa deve mettere in bocca, nonostante fosse vegetariano e quindi già fosse avanti rispetto all'epoca. Non serve a niente, cosa ce ne frega della relatività generale se poi mettiamo in bocca cibo aspecifico, cioè non della nostra specie, addirittura arrivando a mettere in bocca cibo che neanche i carnivori mettono, perché i carnivori non mangiano la carne. Non mangiano la carne, i carnivori predano le prede sfigate, cioè le prede più giovani, le prede più vecchie, le prede più malate, perché mai potrebbero competere con un erbivoro a livello di resistenza, mai potrebbero, e vanno subito a bucargli lo stomaco, a mangiare l'erba predigerita. Ora, uno scienziato che non sa neanche questa cosa qua, che cazzo di scienza porta avanti? La scienza di Topolino e Paperino. Qualsiasi sia il suo livello nella sua materia specifica, perché l'atomizzazione della scienza è l'antiscienza. Non è neanche filosofia, perché la filosofia è ragionamento, che se ci ragioni la scienza è multidisciplinare. Là parliamo di religione, ma religione di scarso livello, perché se voi andate alle facoltà scientifiche o addirittura un medico, vabbè lì sfondate una porta aperta, e gli chiedete: mi dai le prove che la specie umana, che la fisiologia e l'anatomia della specie umana è onnivora, mi dà il testo all'universitario che enuncia queste prove con tanto di bibliografia, se nella migliore delle ipotesi fanno così. Cioè, come se gli avessi chiesto dimostrami la fisica quantistica. Così. Mi fai una domanda, quelli più furbi e intelligenti, quelli più beoti ti rispondono: è un dato di fatto, ognuno mangia quello che gli pare. Ah, è un dato di osservazione? Abbiamo qua il famoso organizzatore, amico di Calabresi anche, no? Quando è che facciamo un bel dibattito? Ti dicono, tutti mangiano tutto, quindi siamo onnivori. Allora il cane è pastasciuttivoro. È pastasciuttivoro? Gli dà la pasta asciutta e la mangia. Il cane è carnivoro. Qualsiasi, anche l'ultimo degli studenti di zoologia lo sa che il cane è carnivoro. Che caspita c'entra quello che tu mangi? Allora l'eroinomane è eroinivoro, in base a questi scienziati? Non è eroinivoro l'eroinomane, è preda di droga. Ha quella che si chiama assuefazione alla droga e quella che poi noi abbiamo anche a livello alimentare. Quindi vi dicono, nel loro massimo fulgore, che è un dato di osservazione, cioè dimostrando proprio che non possono essere neanche filosofia, perché i filosofi riderebbero, i filosofi sono allenati a ragionare, per quanto magari non siano allenati alla matematica della verifica sperimentale galileiana, sono allenati a ragionare, ma voi non avete idea di quante risate ci siamo fatti alle lezioni universitarie, seduti in ultima fila a sentire le puttanate, le malattie nel 95% dei casi hanno eziologia sconosciuta, origine sconosciuta. E questa è scienza? E poi si vantano che la loro è una scienza inesatta? Scusate, la scienza o è esatta o non è scienza? Cioè già la filosofia a livello logico è esatta, se la logica non è che sia una cosa opinabile. Allora sono religione, ma la religione di serie B, perché tutte le religioni hanno il testo sacro, quella cristiana c'ha la Bibbia, il Nuovo Testamento, il Vecchio Testamento, che vabbè, quella ebraica c'ha il Vecchio Testamento, quella musulmana c'ha il Corano più la Bibbia, e quindi loro ce l'hanno? Dov'è il testo universitario che ci dà le prove che la fisiologia e l'anatomia umana è onnivora? Dov'è? Come si chiama? L'autore? L'editore? In quale cazzo di università è spacciato sto testo? Non esiste! È una religione senza libro sacro. È l'onnaresimo, la cosa più ridicola mai studiata in tutto il pianeta Terra, nella storia del pianeta Terra.
ridicola. La storia del pianeta Terra, cioè, se voi andate a paleoantropologia e chiedete, ma cosa mangiava l'uomo? Innanzitutto, quando è nato l'uomo? Se hanno studiato e sono bravi, vi diranno che l'uomo nasce tra i 7 e i 6 milioni di anni fa nella Rift Valley ed era, mangiava frutta, e aveva un aumento dell'indice di encefalizzazione, cioè l'aumento della dimensione dell'encefalo, marcato mangiando frutta. Adesso i primi studi dell'università cominciano a dire che abbiamo aumentato l'encefalo grazie alla frutta. Si chiamava Tugenensis. Allora, innanzitutto noi deriviamo dai primati, che sono nati 60 milioni di anni fa, e deriviamo dai primati antropomorfi. Non deriviamo da quelli con la coda, che sono carnivori, che hanno i denti, la dentatura carnivora. Andiamo a Cuvier, nel 1805 Cuvier ci dice che la specie umana è fruttivora, perché lui era un anatomo comparato, analizzando l'anatomia del nostro apparato digerente, che è quello che ci dice che cazzo siamo, ci dice che i carnivori hanno un apparato digerente cortissimo, lungo tre volte il loro tronco, perché tutte quelle cazzo di proteine vanno in putrefazione e fanno schifo, e quindi anche loro devono espellerle, fa male pure a loro la carne. Perché ci sono alcuni carnivori come la iena, lo sciacallo, che sono quelli che vivono di meno, che sono chiamati spazzini, perché non potendo fare a botte col leone, aspettano che il leone è andato fuori dalle palle per andare a mangiare i rimasugli. Cioè, se il leone si è fatto fuori l'interiora, quelli si fanno fuori i muscoli, ma solo non perché li vogliano, perché hanno scarsa capacità predatoria, in particolare lo sciacallo, infatti quello che vive di meno. Non ha capacità predatoria e può mangiare solo i resti, cioè i resti, le tossine avanzate. Se andate a vedere la vita media, vedete che il leone vive un po' di più, poi un po' di meno la iena e molto di meno lo sciacallo. Quindi Cuvier ci spiega questo nel 1805. La dentatura ci dice che la nostra dentatura, ma voi cioè, dovete pensare che i medici, il 99% dei medici è così religioso che ci dice che siamo carnivori perché abbiamo i canini? I canini? E non conta la forma, conta il nome? Cioè, se si chiamavano i Topo Gigi, allora non eravamo carnivori, secondo loro? I nostri canini sono arrotondati, come tutta la cazzo di dentatura, arrotondata, bunodonte, bunos, collina. I carnivori hanno una dentatura secodonte, fatta a sega, perché deve pigliare la giugulare, perché è atta non a masticare, ma a uccidere la preda. Gli erbivori hanno una dentatura selenodonte, fatta a lunetta, perché devono macerare e raspare tutte quelle, diciamo, quel bordello che mangiano, perché la cellulosa è incredibilmente difficile da scomporre, il loro apparato digerente è lunghissimo, quello dei carnivori cortissimo, e il nostro è una via di mezzo. Noi non dobbiamo usare la cellulosa come fonte di energia, la nostra fonte di energia è il glucosio, ma poi in realtà il fruttosio, perché pure lì i medici, della frutta. Quindi poi vengono a dirci, no, ma il maiale esistono gli onnivori. Non esiste nessun cazzo di onnivoro. Per essere onnivoro dovreste avere 10 apparati digerenti: uno granivoro, uno semivoro, uno folivoro, uno fruttivoro, uno carnivoro. Ognuno ha un apparato digerente, no? Tutte cose che la zoologia sono banali. Ma purtroppo poi se dobbiamo essere multidisciplinari, per essere vagamente scientifici, il maiale onnivoro. Il maiale ha una dentatura brachiodonte, fatta a braccio, la dentatura più forte che c'è, perché è radivoro, come anche il cinghiale. Non è un caso che fanno le buche quando siete in campagna i cinghiali. L'orso è onnivoro. L'orso è un cazzo di carnivoro. C'ha la dentatura secodonte, c'ha l'apparato digerente carnivoro, corto. Detto questo, noi siamo una specie fruttivora, voro. In zoologia voro vuol dire adatto a, quindi adatto alla frutta. Per questo non esistono gli onnivori, non esiste nessuno adatto a tutto. Esistono gli onnariani, quelli che fanno tutto, che si ficcano tutto in bocca. Questo non vuol dire che gli animali devono mangiare per forza il loro cibo specie specifico a livello anatomico, perché a livello anatomico carnivori devono mangiare la carne. In realtà, a livello fisiologico, cioè di procedimenti metabolici interni, stanno meglio quando escono dal carnivorismo,
Il panda è un orside, è un orso, è un carnivoro, anatomicamente un carnivoro, però sta un po' meglio mangiando il bambù. Questo si chiama riassetto H, e non è l'unico il panda, ce ne sono altri, che andando verso la frutta, o comunque verso i vegetali, ma in direzione della frutta, istintivamente stanno meglio. Del resto i Guinness dei primati, dei cani più longevi al mondo, sono 29, 30 e passa anni, cani vegani. Vegani. Non è che siccome anatomicamente sono strutturati per uccidere, devono uccidere per forza. Comunque, Cuvier nel 1805 dimostra all'università, fondatore di un'intera disciplina, è come dire uno che ha fondato la medicina, o ha fondato la logica, ci dice che siamo fruttivori. Lo dice all'università, lo dice anche alla corte di Parigi, infatti sembra che a Parigi, almeno alle corti del re, iniziassero sempre con la frutta, i pasti, che è poi quello che vi diciamo anche noi. Si mangia prima il cibo a più alto indice di digeribilità e per ultimo quello a più scarso indice di digeribilità, a più alto. Ma è logico, non ci vuole un calabrese o un Giorgio Calabrese per capire questo. Se una cosa ci vuole 2 ore per digerirla e l'altra ci vuole 10 minuti, mezz'ora, ma quale dovremmo mangiare prima? E come cazzo è che ci hanno insegnato fin da piccoli che bisogna mangiare prima la pasta, che è una bomba da digerire, dato che l'amido sono catene di glucosi non tanto facilmente scindibili, perché poi digerire vuol dire scindere. La carne poi, che sono catene di amminoacidi, cioè le proteine sono catene di amminoacidi, anche lì non tanto facilmente scindibili. Poi il corpo ha bisogno di amminoacidi, non di proteine, perché poi deve scinderle le proteine in amminoacidi per costruire mattoncini. Anche lì, il latte materno. Quante cazzo di proteine ha il latte materno? Nessun medico lo sa, nessun cazzo di medico lo sa, e vi lo dico con certezza perché sono andato anche dai top professori della scuola di specializzazione. Abbiamo qua il nostro mitico prete pagliaccio, medico, grande, MMMM. Lui è l'evoluzione di 3M, 4M. Nessun cazzo di medico, a parte lui, e a parte Merciadri, a parte pochissimi altri, sa quante cazzo di proteine ha il latte materno. Ma come è possibile che possano discettare di alimentazione? Nessuno. Non lo sanno la scuola di specializzazione. La scuola di specializzazione sarebbe il dottorato. A Milano c'è il dottorato. Analogo al dottorato, scuola di specializzazione. Di nutrizione. Il capo non sapeva quante proteine al latte materno. Il capo. A un certo punto si è messo a fare i calcoli e dice e ne ha di più latte, ma ne ha di meno latte vaccino. Vaccino sarebbe di vacca, latte comunemente in commercio. Come di meno, diciamo, ma è sicuro. No, forse avete ragione voi. Questo è il livello, eh? Cioè non era lo studentello del primo mese di università. Al che la cosa che ci ha straniti è che una volta che ha realizzato questo, si è messo a fare i conti. Sembrava Tremonti, imitato da quel comico che imitava Tremonti, che faceva pipipipipipi sulla calcolatrice, si mette a dire, ma allora tutto, se ha così poche proteine, ha tanti glucidi, i zuccheri. E quando sei capo del dottorato o della scuola di perfezionamento, sei un politico. Stava quasi per chiamare il ministero a dire, oh, dobbiamo stare attenti che gli viene il diabete ai poppanti con tutto sto glucidi nel no, non sto scherzando. E noi lo guardavamo così basito. A un certo punto gli abbiamo detto, ma scusi, ma ha un metabolismo iperaccelerato il lattante. È normale che abbia tutti questi glucidi. E poi si domandi perché se abbiamo uno sviluppo dell'encefalo non è per le proteine, è per i glucidi. Dato che gli altri animali che hanno più proteine nel latte materno sono quelli che devono subito uscire dalla vagina e scappare perché predati o predatori. E quello può avere un senso per loro, ma noi no. Detto questo, se queste informazioni, come dicevo all'inizio, rimangono così isolate a macchia di leopardo e non vengono inserite in un contesto politico, politico può essere solo una cosa, strumenti di democrazia diretta, come esistono nel mondo da secoli, come esistono in Svizzera dal 1800, come mutuati dalla Svizzera alla California, il più grande stato al mondo che li esercita,
E addirittura in Brasile, a Porto Alegre, che si è inventato il bilancio partecipativo nel 1989, allargato poi addirittura allo Stato, perché molti stati del mondo sono federazioni di stati, no? L'India, il Brasile. Il Brasile è una federazione di stati. Lo stato di Rio Grande do Sul, la cui capitale è Porto Alegre, nel 1989 inizia nel comune di Porto Alegre. Nel 1999 lo stato di Rio Grande do Sul fa il bilancio partecipativo statale. Statale. Che è una gran cosa, perché a livello comunale sì, è etico e giusto. Quello statale ti fa vedere che, per esempio, in Italia noi paghiamo il 1 gennaio 90 miliardi di interessi alle banche, le quali se ne fottono del fatto che hanno 2.000 miliardi, quant'è che adesso, 2002, se ne strafottono perché è inesigibile, pure Ciampi, no? Non disse che era inesigibile, perché loro non gliene frega niente del debito, contano gli interessi. Il debito serve solo per stuprarvi gli interessi. Basta. 2.000 miliardi portano 90 miliardi. Se voi pensate che il bilancio dello Stato è 800 miliardi, più del 10% viene regalato alle banche subito. Non pensate che sia una lavettietta che è titoli di Stato, che è debito pubblico. No, quello è meno dell'1%. Il 99% è in mano ai grossi banchieri. Anzi, ai banchieri, perché non esistono grossi e piccoli. Le loro battaglie le hanno fatte, ormai sono tutti grossi. Quindi, senza gli strumenti politici veri, di democrazia diretta, non chiacchiere, tutte queste informazioni che io vi do, che noi ci diamo reciprocamente, compreso lo show cooking di Silvia Liprandi, Tamburo che ci parla di signoraggio, senza questi strumenti non serve una beata fava, niente, niente, non serve a niente, serve come cultura personale, ma noi non siamo un cazzo di orso, noi siamo una specie sociale e neanche tribale, dato che viaggiamo, c'è chi viaggia per continenti. Non è che puoi uscire dal tuo continente, magari dove c'è la democrazia diretta, andare in uno dove non c'è e essere contento uguale, a parità di condizioni climatiche, perché ovviamente siamo una specie tropicale, altra cosa che i Giorgi Calabrese non dicono. Tropicale, dove cazzo stanno i tropici? Non stanno qua. Se dobbiamo vestirci, arriviamo dall'inverno ipervestiti, siamo una specie tropicale. Allora, vero è che se siamo una specie tropicale, qualcuno di voi dorme sotto i ponti? Dormite nelle serre, dormite in una cazzo di serra. Allora vuol dire che siamo usciti dal nostro ambiente specie specifico per andare nelle serre. Quindi va benissimo anche la frutta e la verdura, la cosiddetta frutta ortaggio, dalle serre. Perché purtroppo anche in ambienti alternativi poi si creano dei filoni antiscientifici perché dire no, solo la frutta di stagione. Bene, sono d'accordo. La tua stagione, quella dei tropici, dove trovi tutto, dove c'è il melo è una specie tropicale. Purtroppo molti botanici non lo sanno, ma quando una pianta è caducifoglie, cioè gli cadono le foglie d'inverno, va in coma, non è il suo ambiente. Magari resiste. Il melo è la pianta più forte al mondo, perché resiste pure in Trentino, cazzo. Se voi andate in Kenya, dove è nato l'uomo, nella Rift Valley keniana, vicino a Kapsumin, se andate lì vicino, in quella zona a Nyeri, ci sta Peter Van Bugu che coltiva da decenni il melo. Perché? Perché lui, ragliotto di mele, le comprava provenienti da Israele. Un bel giorno un suo amico gli dice: "Oh, babbo di minchia, c'è la foresta qua dietro che è piena di mele. Cazzo le compri da Israele che costano pure un fottio?" E lui dice: "Come, veramente? È andato là nella foresta, ha visto le mele. E cosa ha detto? A me piacciono, costano tanto da Israele, faccio il business." Ha fatto un mega business di mele, ha piantato i meleti in Kenya, che danno più produzioni, non una. Come è normale che sia qua, no? Perché va in coma d'inverno, fiorisce in primavera e poi ti dà l'anno più produzioni. Ma non è mica l'unica pianta che ha più produzioni. Quindi purtroppo in qualsiasi ambito scientifico voi capitiate, c'è una marea di cazzate, tipo architettura. Come cazzo è che, vabbè, adesso questo non è perfettamente un parallelepipedo, che dobbiamo stare in struttura parallelepipedo? Chi cazzo l'ha inventato? Solo perché possiamo fare i grattacieli? Ma l'impatto ambientale? E quanto sono energivore? Cioè quanta cazzo di energia rubano d'inverno? E magari anche d'estate con i condizionatori. Come cazzo è che gli igloo sono a forma sferica e stanno al polo nord? Eppure ci vivono. Entra l'uomo, che è il forno, la struttura sferica permette.
che l'aria trova la curva e può girare, c'è la porticina d'ingresso, la finestrella. Nella struttura del parallelepipedo non esiste il riscaldamento omogeneo, è tutto nell'ultimo centimetro. E quanto ci vuole perché anche sotto sia caldo? Una botta incredibile, inverosimile, che fa dubitare che siano sani di mente gli architetti, gli ingegneri e tutti coloro che hanno a che fare, dato che se sei un ingegnere o un architetto, devi avere a che vedere anche col riscaldamento di quello che costruisci. Quindi non solo i medici sono un po' andati, ma tutto l'ambito scientifico. Vogliamo andare nella storia? Anche nelle materie umanistiche, quelle che chiamano scienza molle, perché loro si chiamano scienza dura, quelle scientifiche, quelle umanistiche scienza molle, come se le materie umanistiche fossero scientifiche. Per carità, interessanti, simpatiche. E allora come mai ci dicono che le civiltà nascono secondo le famose civiltà idriche, no? La valle dell'Indo in India, il Tigre all'Eufrate, in Mesopotamia, il Nilo in Egitto, 3000 ante era vulgaris, anche qua. Bacone, che era pure cattolico, dice non si dice avanti e dopo Cristo, dato che non c'è nessuna prova storica di questo Cristo. Si dice ante era vulgaris, o era vulgaris, dallo zero in avanti. Come cazzo è che dicono che l'uomo nasce in India, in Mesopotamia e in Egitto, che poi si scordano sempre della Cina, che in realtà ci sono le stesse 3000 ante era vulgaris anche in Cina, cioè sono i fiumi azzurri, i fiumi colorati li chiamano. E come cazzo è che nessuno conosce le ricerche della archeologa con due contro la Gimbutas? La Gimbutas ci trova tutta una marea di ritrovamenti, archeologa Gimbutas non è l'unica al mondo, dato che ci sono anche antropologi che confermano tutto quello che dice Gimbutas, relativi al 6000 ante era vulgaris. Le società gilaniche, società dai ritrovamenti, si evince che, e guarda caso, anche tutto è collegato all'alimentazione. Perché l'uomo ha mangiato frutta fino a 1.800.000 di anni fa, con la grande glaciazione. Poi si è messo a mangiare cibo specifico, è calata l'età media, sono nate le malattie, dato che dai ritrovamenti del Tugenensis e degli altri uomini fino al 1.800.000 di anni fa non c'era segno di malattie ed era in età indefinibile. Tornando alla Gimbutas, ci dice che, sì, l'alimentazione, circa 12.000 anni fa, 10.000 ante era vulgaris, l'uomo si inventa l'agricoltura. Inventandosi l'agricoltura, sì, è ovvio che mi fai anche cereali, però è ovvio che cominci a aumentare tanto la produzione di frutta e verdura, quindi frutta dolce e frutta ortaggio. Guarda caso, il cervello comincia a sbloccarsi, perché da 1.800.000 di anni fa con la glaciazione a mangiare carne, il famoso indice di encefalizzazione si abbassa, cioè aumenta la massa del corpo, non aumenta corrispondentemente l'encefalo. 10.000 anni fa si ricomincia a mangiare frutta e verdura. E guarda caso, poco dopo nascono società gilaniche, società pacifiche, matrilineari, figura della donna molto tenuta in considerazione, quindi democrazia diretta, tutto dei ritrovamenti della Gimbutas e confermati dagli antropologi, e siamo a 6.000 ante era vulgaris, 7.000, 6.000, 5.000. E non è che sono pochi mille anni di differenza, allora come questi cazzo di storici o preistorici, calabrese lo vedo preistorico, come è possibile? Cioè, uno sbalzo di 3.000 anni? La Gimbutas ci dice che queste società non erano gerarchizzate, c'era la democrazia diretta, la figura della donna era preponderante, c'era poi tutta la storia religiosa della Dea Madre, che creatrice del mondo, che ci interessa fino a un certo punto, ci interessa il fatto che erano pacifici, non gerarchizzati, contro la violenza. Purtroppo questo è stato uno svantaggio, perché tu puoi essere pacifico quanto vuoi, ma ti devi difendere. Perché questi cazzo di Kurgan di merda, perché purtroppo noi siamo ancora società Kurgan, sono arrivati e hanno stuprati tutti. Stuprati tutti, ammazzati e stuprati. Perché loro stavano lungo, sempre, società si mettono lungo i fiumi, lungo il Danubio. Questi Kurgan arrivarono da nord, dal Volga, scendono coi cavalli, purtroppo società carnista, aggressiva, violenta, gerarchizzata, autorità centrale basata sulla sopraffazione, mentre le società gilaniche erano basate sulla cooperazione, vengono e li fanno fuori tutti. Non esistono più società gilaniche in Europa. Esiste qualche traccia in Cina,
e qualche altra traccia da qualche altra parte, di società matrilineare, cioè dove la famiglia è composta principalmente il capo famiglia, capo però non capo che sopraffattore, dalla donna, e l'uomo esce dalla famiglia, quando si sposa va nella famiglia della moglie, tipo in Cina c'è ancora un pezzettino di Cina. E non conoscono gli storici questa cosa qua. E per loro la storia inizia quando inizia la scrittura, 5.000 anni fa. E mentre la Gimbutas dimostra che c'è un tipo di scrittura più rudimentale anche prima. Quindi l'alimentazione è tutto quello che voi siete, da dove arrivate e dove andate. Perché tutto quello che voi mettete in bocca va nel circolo sanguigno, come pensate che si nutrano le cellule? Con quello che gli arriva dal sangue, capillari e tutto quanto. Ogni singola cellula viva è raggiunta dal circolo sanguigno. Se voi mettete tossemia, acidosi, nel circolo sanguigno, quella va in tutte le cellule. Certo, il corpo si difende, siamo una delle strutture fisiologiche più avanzate al mondo, insieme al melo. Si difende, ma a furia di difendersi poi finisce le riserve. Per esempio, l'alimentazione umana è basata sull'acido. E il corpo si incazza, continua a buttare fuori i tamponi alcalini che servono a tamponare l'ingresso dell'acido e a sua volta deve subito rifare i tamponi alcalini. E dove pensate che prenda il calcio per rifare i tamponi alcalini? Qualche idea? Dalle ossa. Ossa, denti, unghie, ma ossa principalmente. Quindi stiamo tutti bene fino ai 40 anni, meno una volta, perché poi dagli anni 80 con le merendine, col cibo americano e tutto quanto. Però ai 40 anni finiscono le riserve alcaline e è un caso che iniziano le patologie per tutti. Ma voi sapete che 600.000 persone l'anno solo in Italia muoiono per malattie? 600.000? Milioni di persone l'anno vengono ospedalizzate. Questo è il mondo di Giorgio Calabrese? È tutto a posto? Il 43% della popolazione italiana ha malattie croniche? Croniche? E siamo una specie serena, contenta? Siamo una specie serena? A guardare i telegiornali non sembrerebbe, ma voi direte, vabbè, i telegiornali sono faziosi, fatti da redattori non tanto preparati, però le guerre ci sono, nel presente, nel passato, e purtroppo si prospetta qualcosa anche per il futuro, nel senso che le guerre civili in Africa, andiamo a parlare degli africani, siamo nati in Africa, ma come cazzo è che tutte le terre che ci servono per nutrire purtroppo i carnisti, poi alla fine devono pagarne le conseguenze chi ha grosse distese? Voi pensate che abbiamo 5 miliardi di ettari antropici, cioè antropizzabili, dove l'uomo può vivere. Potremmo fare ognuno di noi una cupola geodetica, dopo riprendiamo il discorso delle cupole, sia per la serra che per viverci, più quelle per gli ospiti. 3 miliardi e mezzo di ettari servono come pascolo per gli animali, 2 miliardi e mezzo servono per fare i cereali, di cui 2/3 vanno agli animali. Animali che vivono una vita di merda. Voi dite, vabbè, gli danno da mangiare. Ma come cazzo, sono un erbivoro, gli dai un cereale? Che sono galline? Sono galline? Gli zoologi. Che poi, vabbè, in questo caso comandano le lobby industriali, che poi alla fine sono, come ci spiegherà Salvatore, tutti dipendenti delle banche. Non esiste nessuna grossa industria che non sia serva delle banche. Serva perché o è azionista la banca o lo diventerà. Perché tanto tutte le grosse industrie ricevono prestiti, da chi cazzo ricevono i prestiti? Dalle banche. Quindi se gli animali stanno male, se l'uomo sta male, se le piante stanno male, la neurobiologia vegetale ce lo dimostra, il professor Mancuso è anni che spiega che aveva ragione Darwin, nelle radici, negli apici radicali, lo diceva Darwin, qua parliamo di cose vecchie, hanno i neuroni vegetali, hanno le stesse nostre neurotrasmettitori, endorfine, catecolamine, quindi soffrono, gioiscono, giocano fra di loro, solo che sono un po' più lenti nel muoversi
Che vuol dire allora? Una persona che è paralizzata va ammazzata? Deve soffrire? Che poi Mancuso fa vedere filmati dove in realtà sono velocissimi col moto accelerato del video. Ci sono i rampicanti che quando vedono qualcosa con arrampicarsi battagliano velocemente finché il primo non arriva all'asticella e l'altro demorde. Tutte cose che succedono anche fra di noi. Quindi, Cuvier 1805 lo dimostra. E cosa è servito? Vabbè, è nato D'Elia, D'Elia l'ha dimostrato anche dopo, siamo nati noi, lo dimostriamo pure noi. Però finché non c'è una situazione politica strutturata in democrazia diretta, perché affidarsi al principe illuminato è una grande puttanata propugnata da filosofi di scarso livello come Aristotele e Platone, perché erano contro la democrazia diretta, cioè nell'epoca dell'Atene di Clistene, la più avanzata forma di politica di tutti i tempi, loro erano contrari. No, è meglio il principe illuminato. Ma vaffanculo. Socrate almeno su questo non si era espresso. Tra l'altro conosciamo pochissimo di Socrate, se non che ha dato Natalia ai ragionamenti, ai più grandi ragionamenti, cioè alle forme di ragionamento. Guarda caso, società stanziali come l'Atene, cioè in quella situazione storica, purtroppo vabbè, avevano molti schiavi, questo gli concedeva molto tempo libero per ragionare. Questo, perché vi dico questo? Perché ad oggi non esiste il tempo libero. O meglio, esiste quello stretto tempo libero per sfogarsi e cercare le endolamine perché siamo schiacciati dalle catecolamine. Sono tre i tipi di neurotrasmettitori. Le catecolamine sono quelli che trasmettono la negatività, che può essere rabbia, dolore, depressione, cattiveria, tutto quello che volete. Le endolamine sono quelle che è il contrario, che è quella eccessiva e frenata euforia. E poi c'è la serenità che tra dà l'acetilcolina. Guarda un po', l'acetilcolina arriva dalla mela. Quello che noi vi diciamo è che qualsiasi vostro sia il tipo di alimentazione dovete strutturarlo secondo un protocollo alimentare che si chiama MDA o addirittura MMA. Considerando, non volevo perdere il filo precedente, però è importante che vi dica il protocollo alimentare. I nostri tre grossi pasti sono colazione, pranzo e cena. MDA vuol dire mele rosse a colazione. Per tutta una serie di motivi per cui possiamo dibattere dopo sul fatto che hanno il fruttosio, che è lo zucchero specie specifico, e che soprattutto in fase catabolica, cioè quella fase della giornata del risveglio, che non ha importanza l'orario, ti puoi fare anche la guardia giurata, ti svegli di giorno, cioè dormi di giorno, al risveglio inizia quella fase catabolica di espulsione tossine, e quindi ci vuole uno la cosa più digeribile al mondo, che è la mela rossa. Non gialle, non verde, che non esistono in natura, sono state create irradiando i semi delle rosse. Tanto è vero che una mela nasce verde, diventa gialla, poi diventa rossa. Dai. I cloroplasti diventano cromoplasti, cioè colorano di rosso. E noi abbiamo proprio la visione per vedere il rosso sul verde, mentre i carnivori vediamo perfettamente fermo il rosso sul verde. I carnivori vedono in bianco e nero e vedono perfetto. Questa cosa qua loro la vedono nitidissima. Nitidissima. Invece noi, chi di voi la vede nitida? Io non la vedo nitida. Invece vediamo nitidamente il rosso. A parte il fatto che la buccia è piena di antocianine, tutti gli antiossidanti che le donne cercano ossessivamente nelle cremine, niente ce n'ha quanto la buccia della mela. Niente, niente. Potete spendere quello che volete in farmacia, niente. E vi entra naturalmente. Quindi l'MDA è il protocollo alimentare per cui mangiate mele al risveglio, quello che poi è il pranzo dopo 5-6 ore, a seconda di che ora vi svegliate, e a base di frutta dolce non acida, quindi prevalentemente ci deve essere sempre almeno il melone, che è il frutto dolce diverso da mela migliore, più altri due frutti che anche per motivi economici d'inverno possono essere la pera e qualcos'altro, se uno non vuole spendere magari in frutta che arriva da altri continenti. E la sera la famosa cena alcalinizzante, concetto che anche qui i vari calabrolese non conoscono molto bene.
perché purtroppo non fanno chimica, non fanno fisica. La biologia, queste cose. Quando parliamo con i biologi, un pochino capiscono, non dico tanto. Se il mestiere dell'acido è quello di fottere elettroni, quale sarà il mestiere dell'alcalino? Regalarli. Ma secondo voi, che abbiamo, noi siamo, la vita nasce con un pH 7,4, il mare 7,4, noi siamo un pH ematico 7,4. Siamo leggermente alcalini, il nostro pH fisio-neutro è alcalino. Che cazzo c'entriamo con l'acido? Purtroppo la maggioranza del cibo che mangiamo, come specie umana, in Oriente, in Occidente, dappertutto, è acidificante. Solamente le verdure e la frutta ortaggio sono alcalinizzanti. La frutta si divide in cibo specie specifico, la mela rossa adatta al melarismo diurno. Frutta dolce, quella che è comunemente chiamata frutta, banana, pera, albicocca. Tra l'altro noi deriviamo, cioè tutto il nostro percorso si basa sulle rosacee. Ovunque siamo stati nel mondo abbiamo avuto le rosacee intorno a noi, che sono, oltre alla mela, l'albicocca, tutta una serie di frutti che sono stati trovati nei vari percorsi, no? Una volta usciti dalla Rift Valley in Kenya, dopo la glaciazione. Quindi i tipi di frutta, frutta specie specifico, la mela. Concetto di specie specifico, confermerai, non viene insegnato a medicina, almeno in ambito alimentare sicuramente no. Quindi frutto specie specifico, frutto dolce, frutta grassa, c'è la frutta grassa, sì. Abbiamo i famosi lipidi per cui i nutrizionisti impazziscono. Dove stanno i lipidi? Mazza, l'avocado è al 14%, l'oliva al 14%, l'olio denocciolato, perché l'olio in commercio è tutto schiacciato col seme, il denocciolato, ci sono proprio denocciolatori nei frantoi, anche privati, al 99% di grassi. Oh, ci stanno i lipidi. Che poi se vogliamo veramente abusare di proteine, tre zucchine da 300 grammi e un avocado da 400 grammi hanno più proteine di una bistecca da 150 grammi, che per loro è la fettina giusta. Ne ha di più. Però ti entrano come amminoacidi. Non come proteine che devi scindere e sprecare energia. Perché tutto quello che ci dicono è che noi dobbiamo mangiare per avere energia. E come cazzo facciamo ad avere il sonno dopo il pasto? Soprattutto a pranzo? Perché è come se tu metti 50 euro di benzina nella macchina e però l'atto di metterli te ne fotte 30 euro. Tu ne hai messi 50 e ti trovi con 20. Quei 30? Questo è nel migliore dei casi, eh? Nel caso vero, in realtà, tu metti 50 euro di benzina nella macchina, secondo medicina, e in realtà ti costa 80 euro. Cioè devi pigliare 30 euro di riserva tua per fare benzina. Vai sotto di 30 euro. Come cazzo è? Poi dopo, certo, ti devi pigliare la benzina ad alti ottani, cioè il caffè, che sono eccitanti. Eccitanti. La gente sta in piedi con gli eccitanti. Poi vi lamentate che sono un po' tutti strani, a volte nervosi, hanno eccessi emotivi. Stanno in piedi con gli eccitanti, vanno sotto energia con quello che mangiano. Cioè le mucche devono stare, hanno tre stomaci per digerire la cellulosa, le mucche, cioè gli erbivori in generale. E noi come cazzo la digeriamo la cellulosa? Abbiamo gli enzimi atti a fare questo? Abbiamo la cellulasi, la cellobiasi che poi c'è nel studio pure Mughini quella volta là, e ho detto, ma scusa, ma tu sai cos'è la cellulasi, la cellobiasi? Ah, no! Allora che cazzo sei qua a parlare? Non ce li abbiamo! Abbiamo l'uricasi grazie alla quale i carnivori evitano l'eccessiva acidificazione? Non ce l'abbiamo! Abbiamo basso carico enzimatico di tutto. Questo ci indica la frutta che è l'alimento più basso carico proteico, perché tornando al latte materno, ma come? Non lo sanno, però il latte materno, nel momento in cui triplicate il vostro peso, triplicate le ossa, triplicate tutto, cioè diventate dei tori, e quanto avrà se la media che loro dicono è verso il 20%? Che c'ha il 40% per triplicare tutta questa massa? C'ha l'1% di media, l'1%. 1%. E qual è l'alimento al mondo che è così basso carico proteico? La frutta, in particolare la mela.
Quindi il protocollo alimentare MDA ci dice che colazione a mele rosse, tutto però gradualmente, ipergradualmente. Perché? Per i neuroni specchio. Noi abbiamo i neuroni specchio che ci servono a difenderci. Però siccome siamo nati in Rift Valley mangiando frutta, se succedeva che qualcuno del gruppo, no? Perché si studiano i gruppi, le scimmie del gruppo di Riviamo sono antropomorfe, quelle senza coda, come dicevo prima, cioè ci sono quattro, due in Asia e due in Africa, gibbone e orango in Asia e gorilla e scimpanzé in Africa. Secondo voi deriviamo dal gorilla o dallo scimpanzé? Abbiamo la dentatura macrodonte del gorilla, abbiamo il mascello del gorilla? No! Eppure sono riusciti a dirci che noi deriviamo da Lucy. Lucy, che discendeva dal gorilla, aveva la dentatura e il macrodonte, aveva il mascellone. Noi deriviamo dall'Ornithorhynchus tugenensis, presso le colline Tugen, in Kenya, il quale 6 milioni di anni fa, 4 milioni di anni fa diventa Homo kenyantropo, poi Homo rudolfensis 3 milioni di anni fa, e siamo ancora in Kenya. Poi l'Homo erectus e siamo ancora in Kenya, 1.8 milioni di anni fa. Poi arriva la grande glaciazione. E l'uomo, invece che andare verso sud e Sudafrica, segue la Rift Valley e va verso Israele e l'Europa. Vabbè, e poi succede quello che succede. L'MDA, colazione a mele, frutta dolce a pranzo, non acida. Non acida perché agrumi, ananas e kiwi sono l'unica frutta che vi diciamo di non mangiare. Tant'è vero che le arance hanno 31 volte più cadaverine putrescine della carne, che ormai anche l'OMS ha dovuto ammettere essere cancerogena, sempre dicendolo in maniera un po' sfumata, in modo tale che Calabrese può arrivare in TV e dire ma non l'ha detto proprio così, a mettere la virgola, il punto e virgola. Peccato che Calabrese non sa che l'ONU ha un organismo che si chiama UNEP, che già decenni fa ha detto che o il mondo, che è il massimo organismo scientifico, per quanto riguarda l'impatto ambientale, ha detto che anni fa che o la specie umana diventa vegana subito, ieri, o l'impatto sarà catastrofico a livello di impatto ambientale. Tanto è vero che, come dicevo prima, abbiamo 5 miliardi di ettari calpestabili da noi, dove ci sono queste povere mucche stuprate per due terzi, e un terzo c'è il cibo a specie non adatto a loro, cioè i cereali che poi sono grano e non mi ricordo se mais o qualcos'altro, un altro cereale, la soia, addirittura un legume, pensa, distese di soia, pensa, pazzesco, per un erbivoro, gli dai un seme leguminoso e un seme cerealicolo, a un erbivoro, poi si lamentano che diventano matte, poveracce. Quindi noi ci rimane lo 0,01 dove dobbiamo stare in questi formicai grattacieli uno sopra l'altro, quando con 5 miliardi di ettari siamo 8, quanto siamo? 8 miliardi di persone, mazza, potremmo avere cioè un ettaro quasi a testa, cioè un ettaro non è poco, sono 100 metri quadrati, giusto? 100%, scusate, sì, 100%, quindi 10.000 metri quadrati, 10.000, mezz'ettaro 5.000 metri quadrati, sì, non ricordo perché io ho un mezz'ettaro di terreno latina, dove ho messo una piccola cupola geodetica come sperimentazione e sto mettendo i meli come sperimentazione, io insieme agli allievi di Delia. E potremmo avere, cioè, più di mezz'ettaro a testa, senza stuprare gli animali. Se mangiassimo il cibo specifico, concetto che se voi chiedete medicina non sanno cosa sia. Quindi dicevo, il protocollo alimentare MDA, mela colazione, frutta dolce non acida a pranzo, e a seconda del vostro stadio alimentare, che può essere onnariano, vegetariano, vegano, fruttariano con frutta cotta o fruttariano con anche frutta cotta o fruttariano crudista, a cena dovete cominciare sempre con una fettina di melone, una bella insalatona cruda, prima fruttariana, poi con la foglia verde, poi il fruttortaggio anche cotta, le altre verdure cotte, poi i cereali, dopo la foglia verde, però nel caso in cui non siete fruttariani, perché l'insalata non è un frutto, no? Perché vi serve una protezione alcalina, che i semi sono molto acidificanti, perché i maggiori esperti di semi
il maggiore esperto al mondo, Bruce Ames, il maggiore esperto di fitotossine, ci dice che le piante mettono fino a 1 milione di tossine dentro un seme. 1 milione! Non è poca roba. Non sono i 30, 20 trattamenti che può ricevere una mela non biologica, che poi anche lì il concetto di biologico è piuttosto astruso. È come gli antibiotici, la pianta caccia via. Perché dovete fare gli antibiotici ogni 6-8 ore? Perché il corpo elimina quello che è contro la vita, antibio. Anche la pianta elimina tutto. Che poi il concetto di biologico, purtroppo i giornalisti ci marciano su sta cosa, dicono i vegani sono tutti miliardari, perché fanno i servizi e vanno a comprare la carne al discount e poi vanno a fare la spesa vegana al biologico. E dicono guarda, siamo al discount, abbiamo, per una spesa onnariana abbiamo speso 5 euro, 10 euro. Lo stesso quantitativo l'abbiamo preso a un supermercato vegano biologico, 50 euro. E vai contro i vegani, no? Che cazzo vuol dire poi biologico? Biologico vuol dire che possono usare solo i pesticidi naturali, iperpotenti, creati dalle piante. Non possono usare i pesticidi di sintesi di laboratorio. Ma scusate, magari è meglio un pesticida di sintesi di 1 microgrammo che una vagonata di verderame. Non è la fonte che conta, è la quantità. E loro possono usare 100 tipi di pesticidi animali. Le piante hanno creato i pesticidi più forti al mondo. Più forti al mondo. Non ce la fanno neanche i laboratori a creare pesticidi così forti. Hanno 3 miliardi, vivono da 3 miliardi di anni. Quanta cazzo di esperienza hanno? Quindi la cena alcalinizzante è fondamentale perché qualsiasi patologia nasce in acidosi, oltre che a tossemia e a privazione di ossigeno, come il cancro. Poco ossigeno. Ruberia di elettroni, acidosi, tossemia generalizzata, dato che il corpo è debilitato, non riesce a reagire alle malattie perché in realtà ogni cellula è programmata per autoripararsi, ma in condizioni normali di normale vivere, non in condizioni ipertossemiche, iperacidosi di tutto il corpo e con poco ossigeno. È programmata per autoripararsi la cellula. Per autoripararsi. Certo che se la piglia a martellate un giorno sì e l'altro pure, come cazzo fa a autoripararsi? Deve difendersi dal martello, deve alzare lo scudo e se alza lo scudo non può autoripararsi. Ed è purtroppo questa è la storia della specie umana. Tutte le cazzo di cellule sono sempre lì che alzano lo scudo, ogni cazzo di secondo, perché ogni cazzo di secondo gli arriva del sangue tossemico. Alza lo scudo, alza lo scudo, alza lo scudo. E quanto cazzo possono autoripararsi? Quando? Questo. A meno che non seguite il protocollo alimentare MDA che abbiamo visto su diversi vegani e fruttariani, a seconda della fase alimentare, ha portato dei benefici soprattutto ai fruttariani col protocollo alimentare MDA. Però vi ripeto, tutto va fatto per gradi, perché questi famosi neuroni specchio che noi abbiamo per difesa personale, perché se siamo nati in Africa, nella Rift Valley, per mangiare frutta, non per lavorare 11 mesi l'anno, 6 giorni su 7 e leccare il culo al capo ufficio tutto il cazzo di giorno. In Cina ci sono addirittura le donne che vanno in ufficio e devono dare il bacino in bocca al capo ufficio. Ma vi pare normale? Siamo nati, stati milioni di anni, dai 7 milioni di anni, 1 milione e 8 di anni fa, a godere la serenità della natura, perché è l'obiettivo della specie umana, di tutte le specie viventi, è uno solo, la serenità. Cos'è la felicità? È la serenità, non è l'eccesso di euforia che purtroppo noi cerchiamo, perché schiacciati dalla catecolaminosi cerchiamo la indolaminosi, cioè l'eccesso di euforia, no? In realtà noi dobbiamo avere un pochissimo, poche catecolamine che servono in caso di pericolo, certo, dobbiamo avere la catecolamina. Se per caso vi assalta un predatore, l'apparato muscolo-scheletrico deve essere reattivo, scattare l'adrenalina, la catecolamina e salire su un albero, su un tetto. Poi dopodiché subentra le indolamine che vi abbassano, quello stato, non è questo stare agitati per poi 2 anni successivi, no? Invece purtroppo capita a chi succede ha traumi, che poi rimane anni in agitazione. Quindi normalmente cerchiamo le indolamine dove? Nel cibo, che però è fonte di catecolamine. Molti altri, oltre al cibo, le cercano un'attività nel sovrallenamento che provoca endorfine, perché nel sovrallenamento il corpo dice, oh, qua è una questione di vita o di morte, qua bisogna dargli tutto il cazzo di energia possibile, perché questo se continua ad allenarsi, cioè continua a scappare, vuol dire che c'è un predatore in prossimità. Quindi il sovrallenamento ti dà
le endorfine, alcuni tipi di cibo ti danno qualcosa di analogo, che però poi ci scatta la fase down, o che ne so, i cinefili che cercano endorfine dalla visione dei film, quelli che esagerano nell'ascoltare musica è la stessa cosa. Fateci caso che la maggioranza dei grossi fruitori di iPod non sono così grossi, probabilmente perché tutte quelle endolamine, certo poi mangeranno sempre cibo a specifico. Quindi il cenone alcalinizzante è fondamentale per la vostra vita, il cenone alcalinizzante. E voi dovete sempre fare il contrario di quello che insegnano a medicina. Vi dicono la mattina leoni e la sera un poco, il contrario, 180 gradi dovete girare. Una bella colazione a base di mele, sempre gradualmente, perché i famosi neuroni specchio, che dicevo, se i neuroni specchio ci servono, perché se noi siamo nella Rift Valley, siamo in Africa, ma alziamo un braccio e non lavoriamo, alziamo un braccio, godiamo la natura. C'è qualcosa di male? Se qualcuno vuol fare questo? Se uno si vuole rompere il culo a lavorare 25 ore al giorno per 370 giorni l'anno, vabbè, ha diritto di farlo, che lo faccia, ma non deve rompere il cazzo qualcuno che vuole andare nel Rift Valley a godere della natura come abbiamo fatto per 4 milioni di anni. Per questo poi ha senso parlare di rete di ecovillaggi fruttariani, rete di ecovillaggi, perché poi uno può voler cambiare ecovillaggio, vuole andare da un'altra parte. Siamo una specie che cammina. Cenone alcalinizzante fondamentale. Fondamentale fare tutti i passi gradualmente. Il primo passo del rivoluzionario è mettere una mela rossa appena entro un quarto d'ora da risveglio con la buccia e una mela rossa nella mezz'ora prima di andare a dormire, come primo e ultimo cibo della giornata. Se avete problemi con la mela intera potete cominciare con mezza. Se proprio scassate le palle che avete super problemi, allora con un quarto o un ottavo, gradualmente. Tutti quelli che anche dicevano sono intolleranti alla mela rossa, quando hanno cominciato con un ottavo, inizio fine giornata, poi piano piano sono passati da un ottavo a un quarto, alla metà ce l'hanno fatta, pure quelli più scatenati, guarda tutto, mi piace tutto, ma mia madre mi rompeva le palle con le mele rosse, io le odio proprio, non le posso. Se cominciano gradualmente ce la fanno. Tutti quelli che ho visto io, che hanno fatto le cose di netto, si sono presi delle sberle che ancora sono per terra, ed erano i più fighi, i più duri, quelli io ho una volontà, quando decido di fare una cosa l'ho fatto, ho smesso di fumare ieri, cioè ho smesso di fumare 10 anni fa e ce l'ho fatta. È una cazzata, smettere di fumare è una cazzata, diventare vegani è facile, diventare fruttariani in una società piena di droga è un po' più complicato. Quindi o lo fai gradualmente o ceffoni, e poi non si sa se ti rialzi, perché la maggioranza di quelli che ho visto sono poi tornati a mangiare addirittura carne o non escono dal veganismo fritto. Quindi o fai le cose graduali o sono ceffoni, c'è una via di mezzo. La cosa graduale che potete fare è cominciare con la famosa mela rossa, se è Stark ancora meglio, ma basta che sia rossa. Ricordandovi che il protocollo migliore è l'MMA, quindi stare a mele fino a cena, gradualmente, molto gradualmente. L'MDA è il passaggio graduale, quindi con la famosa frutta dolce a pranzo, tra cui sempre il melone. E la famosa cena alcalinizzante, iniziare con una fettina di melone, sempre perché deve andare prima il cibo più digeribile, poi l'insalatona fruttariana fatta da un torciglione, spaghetti di cetriolo olandese, per esempio, che è molto meno amaro dell'altro. E per riformarli, cosa fa il corpo? Piglia le ossa. Ti sei alcalinizzato con le tue ossa. Ditemi se va bene. Se va bene, poi fatevi l'analisi, quella delle ossa, come si chiama, l'analisi osteo... Purtroppo noi sappiamo... Sì, purtroppo queste cose, cioè, noi che interesse avremmo a andare contro un frutto se siamo per il fruttarismo? Gli allievi di Delia, che Delia aveva... Com'è? Vitamina C è un mito, dato che il peperone ne ha molta di più e non c'è nessuna lobby del peperone che spinge. Come mai? È una vitamina, che la frutta è piena di vitamine, non c'è una vitamina più importante dell'altra. A meno che non parliamo della B12. La cobolamina. Che produciamo naturalmente sotto la lingua, idrossicobolamina, o che sta riccamente sulla frutta e la verdura. Scusate, l'acquocobolamina sotto la lingua. L'idrossicobolamina sta
comodamente, soprattutto la donna. Però anche lì l'ignoranza delle case farmaceutiche, perché io non credo tanto ai complotti, no? Una volta che hai scoperto il signoraggio hai capito che vabbè, lì c'è il complotto, tutto il resto è ignoranza, come dopo ci dimostrerà il primo laureato in Europa sul signoraggio bancario nel 2007, e mo siamo ai 10 anni quasi. Le case farmaceutiche come te la stabilizzano la cobalamina? Con qualcosa di interessante, si chiama cianocobalamina? Ah, quindi vi piace il cianuro? Vi garba? Cianocobalamina, 90% di quello che è in commercio è stabilizzato col cianuro. Ma ripeto, loro fanno profitto in maniera, diciamo, conseguenziale al fatto che sono degli imprenditori. Non c'è un vero e proprio complotto, perché è talmente alta l'ignoranza che c'è nella ricerca scientifica, sia quella medica che purtroppo in tutti gli altri settori, a partire dall'architettura, che come mai? Cioè, Richard Buckminster Fuller negli anni 50 rende popolari le cupole geodetiche, dimostrando che non sono energivore e che lui ci viveva, non era un filosofo, era un applicativo, lui applicava, perché la scienza diventa applicativa quando la usi, se no è, come dire, filosofia. Speculazione. No, lui ci viveva nella cupola geodetica, Richard Buckminster Fuller, negli anni 50, che erano state create negli anni 20, ma lui le rese popolari. Come cazzo è che oggi era considerato, definito da alcuni, Leonardo da Vinci degli architetti, com'è che oggi ogni cazzo di architetto, di ingegnere, edile, non ha come modello Richard Buckminster Fuller? Perché purtroppo la ricerca è veramente allo stato brado, veramente. Non è che Calabrese è la punta di diamante, sono tutti come Calabrese, tutti atomizzati, specialisti di una stronzata dell'orecchio destro, ma tutto, tutto, ma anche nelle scienze cosiddette, che non chiamano loro molli o non esatte, come quelle umanistiche, anche lì, a storia non sanno chi sono le società gilaniche. Vi pare normale, cazzo? Non è normale, però è inutile che ce le raccontiamo queste cose, anni che le racconto nelle conferenze, se non capiamo che ci vogliono gli strumenti di democrazia diretta e ogni qualsivoglia paese ha strumenti veri di democrazia diretta, vive meglio degli altri. La Svizzera vive sicuramente meglio dell'Italia e è quella con più gli più antichi strumenti di democrazia diretta. La California, a parte regioni, questioni climatiche, che nell'Occidente è uno dei posti con il clima migliore al mondo, insieme alle Canarie, quello un pochino incide anche, ma hanno gli strumenti di democrazia diretta, i referendum legislativi, non i referendum buffoni dell'Italia, buffoni come la classe politica italiana. Il bilancio partecipativo ce l'hanno a Porto Alegre in Brasile e ed è andato fino a Parigi, sta venendo mutuato, cioè decide la popolazione quanto cazzo spendere e dove spenderlo. Non lo decide il capo bastone locale, servo dell'immobiliarista a livello comunale. A livello statale ci abbiamo i capi bastone, capi politici, servi dei banchieri. Come diceva Ezra Pound, diceva che i politici sono i camerieri dei banchieri, e aveva ragione, dato che poi è arrivato Auriti e l'ha dimostrato scientificamente, ha dimostrato che cos'è il signoraggio bancario, che noi dovremmo avere un 100% di attivo, tanto la nostra bilancia commerciale, il nostro bilancio di 800 miliardi è in attivo di tanti miliardi, di 40-50 miliardi, poi una volta che paghi 90 miliardi di interessi ai banchieri, sei sotto di 30-40 miliardi, devi a tuo volta, e poi vanno a chiedere i prestiti alle banche per pareggiare. Questo cosa comporta? A parte l'aumento del debito pubblico, che non frega niente a nessuno, tanto inesigibile, che aumenta gli interessi, no? Perché aumenta il debito pubblico, aumenta gli interessi. Ci ho nessuno, salva. Ah, vorrei comunque sentire anche i vostri pareri prima che Salvatore Tamburro ci parli del signoraggio e non solo. Grosse sorprese. Ciclo di Krebs, mazza. Questa è una cosa che neanche quelli che l'hanno studiato, quelli che lo studiano, sanno bene spiegare, perché è molto complicata. Comunque, Krebs. No, è uguale. Allora, noi prendiamo energia attraverso la glicolisi, cioè qualsiasi sia il modo con cui
l'animale, compreso noi, prende il cibo, per esempio i carnivori dalla carne riescono in maniera molto grossolana e faticosa a trarre dei piccoli rimasugli di zuccheri o comunque dalle proteine fanno un bordello di trasformazioni metaboliche fino ad arrivare al glucosio. E lì scatta la glicolisi, cioè ogni cazzo di singola cellula ha il suo cazzo di i suoi cazzo di mitocondri per fare l'energia propria. Non è che la cellula dell'orecchio chiede energia alla cellula del piede, hanno i loro mitocondri, che sono, mi pare, da centinaia a migliaia per ogni cellula. Se pensate che abbiamo l'uomo adulto circa 100 miliardi di cellule, se però pigliamo energia male, devi moltiplicarla per 100 miliardi, moltiplicarla per migliaia per cellula, tenendo conto che questo procedimento metabolico fa sì che si passa, secondo gli accademici, le chiamano glicolisi per il glucosio. Ma allora come mai il glucosio 1,6 fosfato diventa fruttosio 1,6 fosfato? E poi lì inizia la glicolisi? Dal fruttosio mi inizia la glicolisi? C'è qualcosa che non quadra, perché già tu sei un passaggio procura lavoro. Lavoro energetico, speso, moltiplicato per migliaia di mitocondri per cellula, moltiplicato per 100 miliardi di cellule. Quanto cazzo, se torniamo lì al discorso, metti 50 euro di benzina e poi ce ne hai 20, nel mio dell'ipotesi. Quindi che succede? Che questo fruttosio si scinde in piruvati, i quali diventano acetil-CoA. È molto complicato il ciclo di Krebs, io stesso non saprei spiegarlo, ma neanche chi lo studia lo sa spiegare veramente. Risultato finale è che tu da una molecola di fruttosio hai 32 molecole di ATP, che è l'adenosin trifosfato, che è il vero carboidrato della specie umana, vuol dire che tu hai speso 2 ATP per averne 30, dal fruttosio. Pensa a te il carnivoro che deve fare tutto sto bordello per arrivare al glucosio e fruttosio attraverso la gluconeogenesi o l'erbivoro attraverso la cellulosa. Pensa quanto cazzo spendono di energia, tant'è vero che i carnivori quanto minchia vivono? Una quindicina d'anni in natura. L'erbivoro arriva tra i 20 e i 40. Il granivoro, che anche lui è un bordello perché si va a mangiare degli embrioni, cioè i semi, sta sui 15 anni in natura, no? E invece i fruttivori, come le scimmie antropomorfe, vivono tranquillamente decenni e decenni, più di 60 anni. Queste comunque sono medie così non precise. Sappiamo che a livello fisiologico l'uomo e il melo sono i più avanzati al mondo, quindi se correttamente nutriti non sappiamo neanche quali sono i limiti. Non sappiamo neanche, una volta che le cellule innescano i processi di autoriparazione, cosa può succedere. Possiamo solo ipotizzarlo. È vero è che Alexis Carrel e altri hanno dimostrato che nella fase G0 la cellula è immortale. È immortale. Se entra acqua pulita e esce acqua pulita, dov'è l'usura? Non c'è. Comunque, ciclo di Krebs. Tanto Krebs è famoso per una cosa, che siccome è quello che ha codificato il ciclo di Krebs, era considerato un figo, no? Ma quando uno è un figo, no? Come anche Einstein, che in realtà ha detto anche delle stronzate dopo la teoria della relatività generale, che ci hanno messo un bel po' a confutarle, perché essendo Einstein, l'ha detto Einstein. Krebs si inventò la vitamina B17 e siccome lui era un figo, ci credettero tutti. Poi dopo anni sono andati a verificare che era una stronzata. Questo cosa ci dice? Ci dice che il Galileo è la scienza, che il metodo galileiano è la scienza, non che se un figo dice una cosa ipse dixit, puttanate, dimostramelo. Col metodo scientifico codificato da Galileo. Osservazione, teorizzazione, verifica sperimentale con la matematica. Questo è il metodo scientifico. Prima di Galileo c'era l'osservazione, la teorizzazione, la codificazione, ma non c'era la matematica. Poi quando Cartesio codifica bene la matematica, Galileo la piglia e la mette e crea il metodo scientifico. Ora, secondo voi,
al CERN o al CNR, il Consiglio Nazionale di Ricerca, usano il metodo scientifico? Sapete come cercano le molecole anticancerogene? Random, 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 a caso! Il CNR, il massimo organismo scientifico italiano, a caso. E non è che è un'eccezione, poi in America o in Giappone. Random, random perché brancano nel buio, perché non c'è complotto. L'ignoranza è così elevata che se veramente non discutiamo anche di spionaggio bancario e di strumenti di democrazia diretta, Cuvier dice le stesse cose nel 1805, non le ha viste realizzarsi. D'Elia dice le stesse cose già negli anni 60, 70, 80, 90, è morto nel 99 a quasi 90 anni, non le ha viste realizzarsi. Eppure D'Elia è il top, il top, il top, il top. Però faceva le conferenze all'AVI, Associazione Vegetariana Italiana, con 30, 40, 50 persone, va bene, non c'aveva YouTube, non c'aveva Facebook. E cosa ci cambia? Adesso noi magari siamo con 100, 200 persone su Facebook, faremo 20.000 visualizzazioni, quello che è. Cosa cambia? Niente! Se non abbiamo gli strumenti di democrazia diretta, veri, veri, non chiacchierati, che sono poi due sostanzialmente, il referendum legislativo e il bilancio partecipativo, statale però, comunale solo così, robetta, niente, perché se non possiamo proporre una legge attraverso un referendum in cui è obbligatorio il dibattito, perché non c'è il quorum in Svizzera, non è che possono arrivare i leghisti e dire andiamo al mare, questa legge non ci piace, come hanno fatto parecchie volte in passato, non votiamo questo referendum, noi abbiamo solo il referendum abrogativo con il quorum immenso, non c'è dibattito se non c'è il quorum. Chi è per il no dice no, non dibatto, non vado neanche a votare. Cazzo, allora ci serve il quorum? Non ci serve il quorum, serve il dibattito. Ma per poter dibattere con i vostri amici al bar hanno ragione a non volervi ascoltare. Che cazzo gliene frega? Tanto non possono andare a votare. Non possono votare se voi avete ragione. Anzi, si incazzano pure se voi avete ragione. Perché dice, va bene, hai ragione. E perché non possiamo fare la legge? Che strumenti abbiamo? Possiamo solo mettere una X per cinque, una X che ci dice per 5 anni chi è il nostro re, il padrone. Questa è la legislazione italiana, ma come in gran parte del mondo, perché tanto a parte la Svizzera, a parte la California, a parte alcuni altri stati americani degli Stati Uniti, e a parte Porto Alegre e le città che stanno adottando come Parigi il bilancio partecipativo, che cazzo parliamo a fare? Di che cosa? Non può diventare legge se non abbiamo lo strumento. In Svizzera hanno raccolto 110.000 firme per fare una cosa epocale, una cosa incredibile per noi che in Italia che studiamo il signoraggio da anni, per fare un referendum, che sarà legge se vincono, e hanno tutti contro, 110.000 firme, contro il fatto che le banche commerciali creano moneta dal nulla. 110.000 firme che li porteranno nel 2018 a fare un voto epico, epico. La patria delle banche, i cittadini sono contro le banche. E noi in Italia parliamo di cazzate, dell'anatocismo, puttanate. Gli svizzeri perché fanno questo? Non è che siano particolarmente brillanti. Non ho mai visto uno svizzero, un genio svizzero, almeno io personalmente. Perché hanno lo strumento e lo usano! La natura si evolve così, si evolve con gli strumenti che hai, usandoli, se funziona, quello strumento viene continuato a usare. Loro hanno il cazzo di referendum legislativo e lo usano. E grazie a questo, mentre in Italia chiacchieriamo di signoraggio in una nicchia di quattro gatti, purtroppo, loro sono riusciti a coinvolgere 110.000 cittadini che sicuramente non capiranno un cazzo di signoraggio, ma che hanno detto le banche creano soldi da nulla, ma è scandaloso! Facciamo un referendum! Firmo! Dove devo firmare? Cioè, quando una banca vi presta dei soldi, non ce li ha! E come cazzo è che quando voi glieli date ce li avete? Allora, se tu me li crei al computer, questo è diritto civile, eh? Chi viene da giurisprudenza lo sa, c'è il sinallagma. Le due prestazioni devono essere non solo omogenee, ma devono essere legali e devono funzionare. Se tu mi dai dei soldi che hanno dal nulla, io ti rendo la rata, anch'io, al computer dico dal nulla. In quel caso sarebbe legale e omogeneo. Ma se tu me li dai che hanno dal nulla e io te li do veri, è illegale, codice civile. Cioè non è che dobbiamo andare a scomodare il codice penale, anche se in realtà poi Euriti fece le famose
5 denunce penali a quel galantuomo di Ciampi. Usura, falso, associazione a delinquere, istigazione al suicidio, truffa. Così. E sapete cosa gli rispose il procuratore? Disse, professore, lui era un professore, fondatore della facoltà di giurisprudenza a Teramo. Professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, ma manca il movente. Come manca il movente? E lui dice, a parte che la continuazione del reato è un aggravante, quindi aumenta la pena, non è un esimente, non la diminuisce, ma dal momento in cui ho fatto la denuncia non c'è più la buona fede. Cioè, o quelli cambiano o sono dei farabutti. E lui lo disse proprio, denunciatemi per diffamazione, perché io dico che, lo disse anche nei convegni dove c'erano alcuni dirigenti di Banca d'Italia, io dico che voi siete dell'associazione delinquere, denunciatemi. Lo affermo, lo affermo. Fa piacere che il nostro giramondo conosce Auriti. Giacinto Auriti. Addirittura. Ci vuoi raccontare in che occasione? Abruzzo, nella città di Val di Grele, non mi... Guardia Grele, varie volte mi ha ricevuto in casa. Ho sfruttato, beh, io Ascoli Piceno, però tramite un mio cugino che era giornalista cineoperatore. Confermi che era molto conosciuto nella zona di Ma Chieti, no? scherzi, ma scherzi. La fidanza andava a casa sua perché lui addirittura ha fatto una moneta, no? Lo sai? Nella città sua, sì. E le persone usavano la moneta fatta da lui. Ci fu un grosso movimento Uno, contro. ma uno scandalo, la finanza andò Anche là. in Italia abbiamo fucilato Ma qualcuno. scherzi, professor Giacinto Conoscevi Auriti? anche il suo Ducato, Fintini, con cui No, facciamo le conferenze no, ogni tanto? no, no, solo lui. Persona semplice, modesta, ma una Ma tutto. testa, un pozzo. Grande, Grande. era un Conosce il futurismo e grande. conosce Auriti, certo. Mi manca solo la democrazia diretta svizzera, sarà top. Conosco pure il professor Max. Hai sentito mai parlare? Quello con il naso da pagliaccio? No, Max, quello che mangia le mele. Dov'è il naso da pagliaccio? C'è sempre in tasca. Beh, io quando parlo, La adesso, risoterapia è no, importante. adesso perché stiamo parlando del più del meno, ma quando, dov'è, ce l'avevo? Attenzione. No, quando parlo, faccio una conferenza, quando parlo di cose serie, allora mi metto in... Assomigli a Giorgio Quando l'assunto, adesso partiamo sull'offesa, sul No, penale. assomigli Adesso vagamente. andiamo sul penale, Vagamente. andiamo sul Perché penale. è nato da pagliaccio importante? Perché la risoterapia è importante, perché in un mondo schiacciato dalle catecolamine, le endolamine derivanti dal riso hanno efficacia. Sono processi metabolici. Quindi è meglio farsi una risata che andare a sfondarsi di grano, no? O che fare un sovrallenamento per cui poi... No, l'allenamento va bene, è normale. Quindi Salvatore Ciccio di Krebs inventò la vitamina B17 e fu dimostrato che era una puttanata, perché poi dissero, ecco, voi oltre la B12 vi manca la B17. Per fortuna la B17 l'abbiamo cassata. La B12 sta abbondantemente, è prodotta da un batterio che sta su tutta la frutta e su tutta la verdura. Non c'è bisogno che vi fate il cianuro, la cianocobalamina. Che poi la carenza di B12 ce l'hanno proprio i carnisti. Perché? Deriva da cosa? Il fabbisogno di, come tutto il fabbisogno aumenta quando mangi male. Il fabbisogno di B12 aumenta se mangi tante proteine. Più ne mangi, più aumenta. Il fabbisogno idrico, più mangi tossemico, più il corpo vuole diluire la tossina con l'acqua. Il fruttariano che non esagera col sale, non esagera con l'olio, non tocca un goccio d'acqua. Non tocca un cazzo di goccio d'acqua. Ma avete mai visto animali erbivori che non mangiano la paglia, mangiano l'erba vera? O le scimmie fruttivore? Cioè, quelle africane. Gorilla? Ah sì. Uno scimpanzé, eh? Una figlia che ha 24 anni. Tu non le sai, professor Max Caetano, ma... Non è che sa tutto lui. Ma il Brasile mi manca, eh?
sotto le canarie. Le scimmie sono fruttariane, tutte. Io ho mia figlia Lilita che mangia solo frutta da 24 anni. Ma io là la proietto nella mia conferenza perché me l'hanno messa. Ah. Questa. Vediamo la bambina. Questa è Lilita. Falla vedere la videocamera. Non è partito. Aspetta. Ok. Allora si vede una scimmietta che. Non capisco. Non è uno scimpanzé. E lo sta prendendo al collo carinamente. Dopo la faccio carinamente. Su Facebook. E adesso la proietto. Adesso si è aggrappata alla spalla. Non capisco, non è uno scimpanzé. Mia figlia non me lascia, mi tormenta. Ah, adesso sarà, come dire, in aspettativa che tu rientri. È un macello. No, ma per dirti, questa da quando è nata, hai visto? Solo frutta. Banane. Solo banane. E che specie di scimmia è quella che non riesco a... Veramente non lo so il nome, però abbiamo quelle piccolette dopo in Brasile, i macachini. Ah. Le piccoline, invece quelle saltano, mangiano banane, manga. Mango. Manga. Manga. Ah, il manga, come i fumetti giapponesi, manga. Manga. Papaie. Esatto, esatto. Fruttivore. Certo. E praticamente gli zoologi lo dimostrano questo, perché gli etologi pure, quando sono andati a vedere i comportamenti delle scimmie in Africa, stavano mesi, e quando c'erano alberi grossi come campi di calcio, non li abbandonavano fino a che non hanno preso l'ultimo frutto. Certo che se poi arriva l'uomo, gli brucia la foresta, perché deve fare il land grabbing, cioè rubare. Gli stessi gorilla nell'Africa, che problema hanno i gorilla, i più grandi? Perché i gorilla hanno una proprio, è la banana mela si chiama, e non la trovano più, capito? E poi non si ammalano mica. Gli unici che ci ammaliamo siamo noi. Parliamo di scimmie che sono uguali a noi, le scimmie. Hanno il 99,9% del nostro DNA, le scimmie. Le scimmie sono uguali, hanno la differenza è cerebrale, perché noi forse capiamo un po' di più, ci abbiamo più. Ma per esempio ho l'esperienza con questa mia figlia, che c'ha, questa mia scimmia ha 24 anni, no? Non ha avuto mai neanche un raffreddore, mai. Mangia solo la banana. Cioè, dove la piglia tutte queste stupidaggini, anche che dice lui? La B12, scherzando, la B12, non gli interessa niente agli animali questo. Non gli interessa, mangiano quello che devono mangiare e non si ammalano. Gli unici animali che... Ma non esiste, perché non c'è niente. Non avete visto mai una scimmia col diabete, col cancro? Non esiste. Gli unici animali che si ammalano sono i cani e i gatti che sono in casa. Ma perché ne mangiano? Gli danno il mangime. Il cane e il gatto devono mangiare carne cruda perché sono carnivori. Solo il gatto randagio, avete visto mai un gatto randagio che si ammala? Ma perché mangia i topi, mangia le lucertole, no? Le lucertole sono molto nutritive per loro. Noi ci ammaliamo, vabbè, non ti voglio rubare, ne parlerò tra poco. Perché comunque possiamo dire che i Guinness dei primati sono i cani vegani, quindi il Guinness dei primati ci dice che sono i cani vegani quelli che vivono di più, perché nonostante loro sono strutturati per mangiare carne, per mangiare... Il Guinness dei primati ci dice che i cani più longevi sono cani vegani che hanno raggiunto i 31 anni. Questo vuol dire perché la loro anatomia è atta a uccidere, ma la loro fisiologia va sempre alla glicolisi, quindi glucosio, fruttosio. I gatti no, i gatti sono felini. Comunque, tornando agli zoologi, ci dicono le stesse cose, però in maniera specialistica, atomizzata, poi non sanno un cazzo di nulla né della loro alimentazione né di quella di altri animali. Perché? Ci dicono che le scimmie antropomorfe mangiano solo frutta finché non arriva l'uomo a depredare. Quindi a livello specialistico, noi possiamo, tutto quello che abbiamo detto lo possiamo dimostrare andando da ogni singolo specialista, il quale non capisce nulla del contesto, però ti dice che nella sua specializzazione ti dà ragione. Dove eravamo poi? Su
La B12. L'ossessione. E come? Giorgio Calabrese dice che esiste. B17, Krebs. Salvatore, tu che dici? L'avvocato. Mangi l'avvocato Ass? L'argomento, io e Max, ricordo che facciamo questi eventi, saranno 10 anni ormai. E mi ricordo che quando parlavamo di queste cose, Bilderberg, signoraggio, veganismo, all'inizio ancora non si parlava, ecco, del fruttarismo, queste cose qua, ci guardavano come degli alieni proprio. Invece adesso sul web, forse grazie anche a Facebook, YouTube, insomma, queste notizie si stanno espandendo. Quindi ben venga. Il problema è che quando proviamo a parlarne in pubblico veniamo automaticamente censurati. Sia Max, quando è stato in TV, ha cercato in questo scontro con Celebro Riso diciamo di attaccarlo, e poi non l'hanno più chiamato, eppure lui eppure lui ha detto delle cose altamente scientifiche in televisione, quindi dovrebbe essere ospite tutti i giorni. Stessa cosa io quando alla 7 sono stato ospite di Piazza Pulita, parlai di sovranità monetaria, signoraggio, debito detestabile, guai a parlare di queste cose in televisione, non mi hanno più chiamato. E io avevo Friedman che vabbè... Sì, che assomiglia un po' a Olio, della coppia Stanley e Olio, però poi lui per esempio sta sempre in televisione a parlare di bazzecole come l'IVA, l'IMU, che dobbiamo fare, e io che ho citato la sovranità monetaria, guai a citare questa, non mi hanno più chiamato da qui a 2 anni e mezzo forse a questa parte. Quindi, però grazie al web queste notizie si sono diffuse, infatti questo video che fece alla 7 ha raggiunto gli oltre 4 milioni e 6 di visualizzazioni, quindi è diventato virale. Ora, tranne se ci sono persone che se lo guardano tutti i giorni quel video, però diciamo un 4 milioni e 6 di utenti li abbiamo raggiunti, quindi forse anche come citavi tu prima Max con D'Elia non aveva i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, quindi magari le sue istruzioni, informazioni sarebbero state diffuse in maniera più capillare. Però, diciamo, sfruttiamo tutto quello che abbiamo a disposizione. Non so se tu vuoi concludere il tuo intervento. Sì. Volevo dire che comunque, per quanto, diciamo, solo gli strumenti di democrazia diretta possono risolvere la questione, almeno abbiamo delle pagine come No Censura, che ci dà spazio, come la pagina dove siamo adesso, che è Alimentarsi e Curarsi Naturalmente, che ha 200.000 like, No Censura 1.5 milioni di like. Dopo faremo la diretta di Salvatore su No Censura. Che la censura, per esempio, fa una grossa battaglia sul signoraggio bancario, è l'unica pagina così grossa in Italia che fa una battaglia del genere. Però non è Bruno Vespa alle 23 su Rai 1. E poi anche se andassimo da Bruno Vespa, ma se non abbiamo gli strumenti svizzeri, ma di che stiamo a parlare? Hanno ragione poi i vostri amici a dire sì, vabbè, ragione, però cazzo me ne frega, mica posso incidere su sta cosa, mica posso andare a votare. Mica c'è un referendum svizzero per dire facciamo per legge, vietiamo, vietiamo il cibo che non mangiano manco i carnivori, i muscoli, non ne mangiano manco i carnivori. Non è che possiamo vietarlo per legge. Adesso che sai i commenti. Ah, ognuno è libero di fare quello che vuole. Voi potete fare quello che volete, potete mangiare cibo specifico e noi possiamo essere liberi di stuprare. Questi sono i concetti a volte che vengono espressi dagli antagonisti, gli antagonisti che poi magari quando hanno un parente che ha il tumore, sì, però dicono, ma com'era quel video, me lo passi, com'è che era quel passaggio? Quando ti è toccato il proprio culo, ah, allora la cosa è da indagare, ma quando il tuo culo non è ancora toccato, ognuno è libero di fare quello che gli pare. Vuoi stuprare una mucca? Non è che voglio, è un dato di fatto. Le mucche vengono stuprate meccanicamente, perché come cazzo farebbero in natura a riprodursi in una quantità così elevatissima? È impossibile. Se da oggi finissero tutti gli allevamenti, le mucche vivrebbero il loro ciclo naturale, poi tornerebbero a un decimo o un centesimo come numero.
e sarebbero pure contente di non essere stuprate, addirittura meccanicamente, non scopano. Pensate che scopano? Col toro? No. Stuprate. Stuprate. Si chiama stupro. I singoli devono studiare la cazzo di democrazia diretta svizzera che confina con la cazzo d'Italia. Non sto parlando del Polo Nord. Ma come cazzo è? Andate pure al bar a raccontare le stronzate che volete. Ma come mai, per colpa vostra, che parla di stronzate, non abbiamo la democrazia diretta svizzera? Come mai? Cerchiamo di portarla in Italia. Dal confine dobbiamo... Cioè, la democrazia diretta svizzera è arrivata in California. I californiani hanno propriamente mutuato i referendum legislativi dalla Svizzera. Preso? Cazzo, sono un po' distantini, no? Addirittura sono gli stati dell'Ovest, del Far West. Gli stati del Far West americano sono quelli che hanno più strumenti di democrazia diretta. A parte che 24 stati su 50... americani hanno gli strumenti di democrazia diretta. Una marea di comuni americani hanno gli strumenti di democrazia diretta, cioè il famoso referendum legislativo. L'Italia? No. No. Non ancora. Non ancora. Possiamo parlare dei massimi sistemi scientifici, filosofici, possiamo avere qua Platone, Aristotele, Socrate, Anassimandro, che ci dicono tutto quello che sanno, ma se poi non abbiamo gli strumenti per divulgarlo e applicarlo, che cosa siamo? L'Accademia della Crusca? Siamo l'Accademia della Crusca, che ce la raccontiamo, ce la suoniamo, ogni tanto viene qualcuno esterno che dice, ah, interessante quello che dite, però come possiamo incidere? Eh certo, non abbiamo il referendum svizzero, non abbiamo il bilancio partecipativo di Porto Alegre. Era solo per rimarcare concetti, dato che la conferenza si intitolava Fruttarismo, titolo ideato da Marco Simoni, il grande deus ex machina dei Vegan Fest nelle Marche, Fruttarismo 3M e Democrazia Diretta. E in realtà il titolo era Strumenti di Democrazia Diretta, ma non ci stava. Marco Simoni è quello con la capigliatura da moicano che a breve farà dei film con... sull'ultimo dei moicani, no? Giusto? Che era fruttariano, l'ultimo dei moicani. Prossimo Vegan Festival a ottobre, porterai dei calciatori vegani, si vocifera di Agüero, che porterai Agüero, che è il cognato di Maradona, che Messi non si capisce se è vegetariano, se va a Pordenone da questo... perché alla fine saranno loro, dato che non abbiamo gli strumenti di democrazia diretta, sarà... un genio come Totti che magari domani per giocare un anno in più diventa vegano, e al che tutti i laziali, i romanisti, tutti i tifosi del Manchester diranno, ma come cazzo è quello a 42 anni gioca? È vegano? Ah, ma anche Agüero è vegano, Agüero si infortunava una partita sì e una partita no, da quando è diventato vegano è stato capocannoniere della Serie A inglese, senza più quasi infortunarsi. Volete altri famosi? Allora, prima di chi? Gli articoli su Milan? Ah, andiamo al nocciolo della questione. Il preparatore atletico del Milan, Emanuele Marta, è vegano. E siccome chi ha fatto il calciatore, o comunque chi ha frequentato i calciatori, sa che esiste solo un Dio. Poi adesso non voglio essere blasfemo, però esiste solo un Dio per un calciatore. Il preparatore atletico, quello è il suo Dio. Il medico non conta un cazzo nella squadra di calcio, niente. Serve solo per modalità formali, compilare dei moduli. Il preparatore atletico è il Dio del calciatore. Ora, se il preparatore atletico del Milan è vegano, ai calciatori diranno, ma perché Dio è vegano? Effettivamente un po' è cambiata l'alimentazione del Milan. Di fatto con una squadra che fa pena, a parte il portiere che è un supereroe, erano secondi al girone d'andata e adesso stanno riprendendo, hanno vinto 5 delle ultime 6 partite. Probabilmente lui ha provato a introdurre dei cambiamenti in alimentazione di Milanello, magari hanno retto fino a dicembre, poi secondo me uscivano e andavano a sfondarsi di carne, e quindi tant'è vero che notizia a me, io sono di Milano, notizia mi è arrivata che tipo il capitano della primavera del Milan, per esempio, si dice che lui è contrario a questa alimentazione, dice che avrebbe detto ma se fosse vera avremmo avuto squadre che hanno vinto Champions League fruttariane,
Ma se il metro di paragone, poi dicono che sono calciatori, se il metro di paragone non c'è, erano tutti carnisti dal 1880 fino al 2017, dov'è il metro di paragone? A parte che c'è una squadra vegana, mi pare nella Serie C inglese, che mi pare ha vinto il campionato. Irlandese ha vinto il suo campionato di appartenenza. Andiamo in quelli, allora, prima di Usain Bolt era dichiarato il più grande atleta di tutti i tempi Carl Lewis. Carl Lewis ha quasi 36 anni, vince il salto in lungo alle Olimpiadi, cosa che mai nessuno è riuscito a fare a quell'età. Vegano, vegano. Record del mondo dei 100 metri lo fa da vegano, perché lui metà della sua carriera, la seconda metà, dice che lui ha migliorato le proprie performance grazie al passaggio all'alimentazione vegana. Carl Lewis. Vabbè, direte, Usain Bolt è un carnista. Usain Bolt fa dichiarazioni che la più grande sfida della sua vita, quello che è considerato il più grande atleta di tutti i tempi, la sua più grande sfida è mangiare solo vegetale, che non ce la fa, per i famosi neuroni specchio che dicevamo prima. Chiudo sui neuroni specchio, che è una cosa importante. Se sono i neuroni specchio ci sono stati dati, nel senso ce li abbiamo come evoluzione, perché se nella Rift Valley dovessimo uscire dal gruppo di fruttariani, di altri nostri colleghi fruttariani, e magari usciamo, andiamo a fare un giro e mangiamo qualche schifezza, qualche cadavere vegetale o animale, rientrando nel gruppo, il neurone specchio ci permette di dimenticare quelle puttanate che abbiamo fatto e ci agevola nel replicare il comportamento. Tant'è vero che a volte, se la scimmia non è tua figlia e tu le sorridi, lei ti sorride per il neurone specchio, ma gli stai sul cazzo. Ti sorride, ma gli stai sul cazzo. Perché i neuroni specchio tendono a far simulare quello che vediamo. Tendono, non è che ci obbligano. Certo che se voi mi dite, per esempio, un eroinomane, come fa a uscire dalle... Noi dovremmo studiare i CERT, dovremmo studiare quelli che studiano gli eroinomani, perché l'eroinomane che deve uscire dall'eroina gli dicono, numero uno, non frequentare più gli eroinomani. Numero due, non frequentare più gli spacciatori, ovviamente. Numero tre, vai a vivere nella natura. Numero quattro, creiamo delle società di recupero, come si chiamano le società, le comunità, non sono in città le comunità, sono in mezzo alla natura. Ok. Non mi risulta che, come diciamo, durata ventennale, trentennale, nessuno mai ce l'abbia fatta. Perché bisogna vedere la lunga durata, quarantennale, cinquantennale. Va bene. E non ci drogano già dall'infanzia, già dallo svezzamento. Ci danno cibo specifico che è drogante. Mentre l'eroinomane comincerà a 20 anni, 30 anni a bucarsi, no? Credo che si buchi a 12 anni. Lui non ce la fa. E comincia molto dopo di noi. E voi direte, vabbè, ma quell'eroina? Non c'è nessuna droga più profonda dell'alimentazione. Profonda. Soprattutto se iniziata in epoca di svezzamento. Ti svezzano con le pappine di carne. Dimmi te se in natura mangeremmo una pappina di carne. Quindi, allora dovremmo imparare da quelli che aiutano gli orenomani. Numero uno, non frequentare più gli orenomani. Cazzo, qua è un problema. Genitori, amici, colleghi di lavoro, tutti orenomani. Cioè, se consideriamo orenomani chi mangia cibo a specifico, come cazzo fai a non frequentarli? Numero due, non frequentare più gli spacciatori. Non frequentare più gli spacciatori. Se stai a Roma, ogni 300 metri c'è una pizzeria. Come cazzo fai a non frequentare più gli spacciatori? Numero tre, vai a vivere in natura. Magara, direbbero a Roma. Magara. Dove? Come? Numero quattro, crea delle comunità che vanno nella tua direzione. Ok, quello è già più fattibile, a livello almeno teorico, cercando di portarlo all'applicativo. Creare una rete di ecovillaggi. Quello sì. Quello forse risolve tutte e quattro le soluzioni. E che dire? Proviamoci. Proviamoci, però non astraiamoci dalla realtà. Non è che il singolo ecovillaggio fruttariano ha risolto il mondo. Uno, siamo 7 miliardi, non ha risolto un cazzo. Due, tu non sei in prigione e non sei un orso che sta in prigione nel tuo ecovillaggio fruttariano, non uscirai mai più dalla tua vita. Esci, vai a Roma, vai dove cazzo vuoi,
trovi le drogherie e sei fottuto nuovamente. Fottuto due volte perché tu eri convinto di essere uscito e invece sei fottuto. Quindi, creiamo sì questa rete di ecovillaggi fruttariani, però cerchiamo di mutuare dai colleghi, dai confinanti svizzeri, gli strumenti di democrazia diretta. Se addirittura riescono a fare un referendum contro le banche, nella patria delle banche, ce l'hanno fatta, pensate che è facile raccogliere 110.000 firme per far firmare la gente un qualcosa di così complicato come spiegare che le banche fanno i propri interessi ma in una maniera così truffaldina che devi fare tutto un discorso per spiegarglielo? Perché non è che vai a dirci il governo ladro, piove, le banche ruba. Devi mettere una firma, non è che gli svizzeri ti mettono la firma così facilmente. Sono abituati a fare il referendum in Svizzera, quindi leggono il testo prima di firmarlo. Che loro lo chiamano iniziativa. Voi sentirete dire che quando mi imbatterete in qualche svizzero dirà, quando invece che la parola referendum dice la parola iniziativa. Per loro la parola iniziativa equivale al nostro referendum. Solo che il nostro fa schifo, fa vomitare. Non serve un cazzo, è solo abrogativo per dire togliamo il pezzo di legge X, togliamo il paragrafo A e la riga B e dopodiché dovrebbe voler dire così, a seconda dell'interpretazione del giudice e del legislatore. Non vuol dire un cazzo. Cioè, come diceva Gaber, dobbiamo votare no per dire sì e sì per dire no. Che dire? Promuovete il bilancio partecipativo nella vostra città e obbligate qualsiasi politico respiri a imparare a memoria i referendum svizzeri, se no calci nel culo. Calci nel culo, calci nel culo! Metaforici, anche un po' meno metaforici. Calci nel culo, ma non ti vergogni, ma sei un politico e non conosci i referendum svizzeri, ma sparisci, via, raus, raus! Chi non parla di un politico che non parla di referendum svizzeri, di bilancio partecipativo, raus, fuori da cazzo! Se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo essere l'Accademia della Crusca, che ce la raccontiamo, facciamo speculazione filosofica, ok, io non voglio questo. Non me ne frega un cazzo di fare speculazione filosofica, io voglio il cambiamento. Il cambiamento è il referendum svizzero, attraverso il dibattito che ne nasce. Quando c'è un referendum svizzero legislativo, si dibatte, non c'è il quorum, andiamo al mare, si dibatte! Allora i vostri amici potranno dire, la cosa che dici tu è interessante, perché se devo andare a votare questo referendum, allora io lo voto anche in base a certi parametri che tu mi hai detto, che adesso andrò a analizzare, andrò a verificare. Se no, perché mai i vostri amici dovrebbero interessarsi a quello che dite? Allora gliene frega di Ronaldinho, Ronaldo, Messi, e fanno bene, perché tanto cosa cazzo possono votare? Niente. Possono mettere una X, un pezzo di carta per scegliere il re per 5 anni. Questa è democrazia? La democrazia o è diretta come quella ateniese, o è merda rappresentativa, la merda rappresentativa, la democrazia rappresentativa, non è democrazia, è oligarchia, oligarchos, o è diretta oligarchia. La democrazia rappresentativa non c'è neanche il vincolo di mandato, non serve un cazzo, niente. Tornando, chiudo sugli ateniesi, perché in quel momento storico, purtroppo avendo gli schiavi avevano molto tempo libero, il tempo libero serve per pensare. Noi non possiamo pensare perché non abbiamo tempo libero, perché le banche sono degli strozzini, società per delinquere, che ti rubano il tempo. È quello la cosa importante, non sono i soldi, perché uno se fosse felice con 4 soldi, ma se però tu sei ricco ma strozzato nel tuo tempo perché devi stare tutto il giorno a calcolare quanto cazzo devi pagare all'erario e alle banche, se non hai tempo, quel conto è il tempo. Conta solo il tempo. O sei ricco di tempo o sei un barbone di tempo. Uno che è un barbone di tempo, cioè che non ha tempo, non può ragionare di niente che non sia uno, sfogarsi a causa della catecolaminosi alimentare, due, come cazzo deve pagare le banche. E Auriti diceva c'è l'istigazione al suicidio, aveva ragione. Quindi gli ateniesi e tutta quella zona greca di influenza greca avevano il tempo per pensare e sono nati i più grandi, Anassimandro, che passa a mettere le basi della scienza, la scienza come la chiama calabrese, scienza, mette le basi, ci dice che se piove non è Giove che piange, è perché l'acqua sale, si formano le nuvole e c'è la pioggia. È Anassimandro il primo a dirci questo, grazie al tempo.
avevano il tempo di speculare, ma grazie a questo tempo, attraverso delle battaglie clandestine interne, riescono a introdurre i cazzo di strumenti di democrazia diretta. E alla fine arrivano a un periodo così elevato della loro storia, con Clistene, che addirittura venivano sorteggiati i quelli che possiamo definire i capi annuali delle varie situazioni. No, purtroppo neanche le donne, neanche gli schiavi. Gli Sparta era un po' più avanti, perché le donne... No, ma infatti l'avevo detto prima, che purtroppo avevano il tempo per pensare perché avevano gli schiavi. Quindi era una proto-democrazia diretta, che però nella fattualità lo era, nel senso nell'esercizio tecnico lo era. No, è ovvio, l'ho detto prima, che c'erano gli schiavi. Ho detto purtroppo, infatti. Il termine purtroppo ci dice che è negativo. Però è un esempio per dire che se oggi noi non riusciamo a pensare, siamo solo qua in una nicchia di quattro gatti del cazzo, è perché non abbiamo il tempo, come società occidentale, orientale, africana, quello che vuoi. In Africa hanno land grabbing, le grosse proprietarie terrieri gli fottono, con land grabbing gli fottono il terreno per mettere le mucche, per mettere la soia, e i bambini spariscono. Nel senso che i genitori si ammazzano, o scappano, o vanno a cercare lavoro, e i bambini rimangono da soli. Pensate che cazzo combina il carnismo. Mangiare carne, oltre a più di 15.000 litri di acqua per un chilo di carne, e un impatto ambientale che viene chiamato 105, l'impatto ambientale, 105 vuol dire 105 metri quadrati di foresta bruciati, stuprati, c'è il land grabbing, perché da qualche parte devi prenderli. E devi rubarli dove? Agli africani. Sono sempre più sfigati, i poveracci. Quindi, in quel periodo storico, vengono codificate alcune tecniche di democrazia diretta, tra cui il sorteggio. Tutte le cariche erano sorteggio, a parte lo stratega. Lo stratega perché era la carica che in guerra, sul campo di battaglia, decideva l'azione. E in quel caso, questo ha permesso che un poveraccio come Temistocle potesse essere il più grande stratega di tutti i tempi. E colui che è riuscito a vincere il più grosso esercito mai esistito, quello di Serse. Perché la storia delle Termopili è tutta storia vera, non è film. È vero che c'era Leonida al passo delle Termopili che doveva contrastare Serse, ma è grazie a tutta la tecnica, la strategia creata da Temistocle, che creò tutte le navi ateniesi, che furono respinti i persiani. Perché se i persiani avessero vinto, e l'idea dei persiani... L'idea di Serse era quella di distruggere Atene perché aveva osato mandare degli aiuti a delle città ioniche che siano ribellate al grande re, il re dei re. Adesso anche noi, anche i maschi, andremo in giro col velo. Perché Serse voleva radere al suolo la Grecia. Il nostro Corrado va a fare la conferenza dove? Salà. Nella prossima sala. Salà. Salà quella più figa, poi vedi che a te ti danno la sala più figa. Quindi, tornando ai greci, semplicemente dobbiamo mutuare quelle quattro cazzate che hanno inventato con Clistene, aggiungere il referendum svizzero, il bilancio partecipativo di Porto Alegre, allora potremmo cambiare le cose e non fare speculazione filosofica, mera. Io qua ho chiuso, se volete fare commenti. Volete mandare a fanculo Marco Simoni? Che... sì, però diciamo che anche un orologio rotto. Beh, in realtà non tanto carnisti come quelli che sono venuti dopo. E poi pensate una cosa, i romani, l'esercito più forte di tutti i tempi, 1000 anni di dominio, fonte de Bello Gallico, scritto da un certo Giulio Cesare, che credo che sia abbastanza conosciuto, dice: i miei soldati rifiutavano la carne perché li indeboliva. E le legioni di Giulio Cesare erano le più cazzute di tutto il... Però non era la carne di adesso, che adesso è tutta... A maggior ragione, come dice Marco, perché se addirittura quella carne che lei dice era diversa, era un po' meglio, la rifiutavano schifati, i legionari erano dei cazzuti, ipercazzuti, E poi le legioni fedeli a Cesare erano quelle più forti di tutte, facevano paura alle altre legioni. Dice, fonte de Bello Gallico,
rifiutavano la carne perché indeboliva. La loro dieta era polenta, mais e verdure. Le legioni, sì. Le legioni sì, perché poi a Roma invece mangiavano l'immondizia. Com'è? Sì? Sì? Sì, 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 sì. Almeno quelli più forti, sì, le legioni. Poi magari i cittadini di Roma che non dovevano impegnarsi in battaglia mangiavano l'immondizia. Ma guarda che anche gli spartani comunque quando andavano in battaglia non è che si potevano portare la carne quando andavano in trasferta. Nel film Leonida viene raffigurato con la mela, che mangia la mela. Sì, e sono pochissimi. Sono pochissimi. Se lei pensa che una pianta in un seme ci mette... Sì, ma 30 è zero. 30 è zero, perché una pianta in un seme, quando lei mangia la pasta, mangerà la pasta, no? Non mangia nessun tipo di cereale, nessun tipo di seme, nessun tipo di legume, seme oleoso. È un singolo legume. Bruce Ames, il più grande fitopatologo di tutti i tempi, dice che la pianta arriva a metterci fino a un milione, non 30, di pesticidi naturali. I pesticidi naturali sono i più potenti di quelli di laboratorio, perché le piante hanno avuto 3 miliardi e mezzo di anni per creare i più grandi pesticidi per difendersi dai predatori. Quindi 30 è zero. In più la pianta li scarica, come lei, se si piglia un antibiotico, dopo 6-8 ore devi pigliare un altro, perché il corpo lo butta fuori. È la stessa cosa. Quindi non inficia la bontà della mela, che anzi c'ha la B12 sulla buccia, la famosa B12. Sì. Sì. Sì, quello è ieri però. Tu devi rispondere a tuo figlio che l'uomo nasce tra i 6 e 7 milioni di anni fa, milioni. Quelle scene non si capisce se sono 100.000 anni fa, cioè zero, ieri. La famosa paleodieta, poi ci sono questi scienziati novelli come Mozzi che ci parla dei gruppi sanguigni, riferendosi all'uomo cacciatore. Innanzitutto i erbivori hanno 20 gruppi sanguigni, i carnivori hanno 20 gruppi sanguigni, non vanno da Mozzi a chiedere cosa devono mangiare. Ma secondo me la dieta Mozzi è buona. Sì, la dieta Mozzi è famosa perché toglie i vegani. Io so di molti vegani, la dieta Mozzi, che Mozzi li ha fatti ritornare a mangiare carne. E poi sono stati male. Sì, però se il fondamento della dieta Mozzi è che noi abbiamo più gruppi sanguigni e quando io vado a vedere i cani o vado a vedere le mucche hanno 20 gruppi sanguigni, però la mucca è erbivora, il cane è carnivoro, non è che vanno da Mozzi a dire cosa devono fare, no? La teoria dei gruppi sanguigni... Sì, ma andiamo al dunque. Il dunque è che lui la fonda sui gruppi sanguigni, questa è la sua teoria, che... totalmente antiscientifica, perché allora anche la mucca avrebbe un gruppo sanguigno e il cane ne avrebbe uno, non avrebbero 20 se avesse ragione lui, no? La mucca è chiaramente erbivora, no? Se è erbivora e ha 20 gruppi sanguigni, quello è a livello fisiologico e anatomico, sì. E noi invece, noi ne abbiamo solo uno ed è lungo molto meno di quello della mucca, è adatto alla frutta. Non certo alla cellulosa o alla carne che ci vuole l'enzima uricasi. Mozzi non lo sa, ma l'enzima uricasi ce l'hanno i carnivori per evitare l'acidificazione dall'ingerire carne. Lei mangia solo prettamente frutta? Sì, per frutta si intende frutto ortaggio, si intende anche la frutta ortaggio, cioè zucchine, melanzane, quella che purtroppo i nutrizionisti chiamano verdura perché non sanno che nasce da un fiore e poi diventa un frutto. Non c'è solo la frutta dell'albero del legno, che nasce col legno, ci sono anche le piante erbacee che danno frutti. Certo, quelle del legno, dell'albero sono un po' più dolci, ma le altre sono più alcaline. Allora, io una volta sono stata stravolta, nel vero senso della parola, vedendo un programma, Linea Verde, che faceva che noi importiamo le ciliegie e poi vado via. Perché... No, che non, dove, solo l'orario, perché dopo deve parlare il dottor Tamburro. Ah, dobbiamo chiudere allora, chiudiamo. Le passava su
Queste ciliegie nel secondo vascone uscivano al terzo vascone rosé, color rosé. Dal secondo al terzo vascone uscivano rosse. Dopodiché c'era, visto mai lei le olive quando vengono su, immaginate quella scaletta, venivano messe, passavano su questa scaletta, sì. Salivano e riscendevano già confezionate, pronte per essere portate. Ho capito. Io mi domando e dico, queste erano le primizie. Primizie, spieghiamolo che non tutti lo capiscono, vuol dire che sono quelle le prime che arrivano, però sono acerbe di solito. Siccome la ciliegia è un frutto che appassisce dopo, fa fermi dopo pochi giorni, quindi loro le coglievano verdi e poi le coloravano artificialmente e le portavano in Italia belle, rosse, già impacchettate, pronte sul mercato a 7-8 euro. Ho capito. Pensi che questa cosa qua... No, non è il colmo perché c'è di più, c'è di più. Le fragole sì. Io vedo le mamme che comprano le fragole, bambini, e mi sono permesso un giorno, ma come fate a comprare le fragole? Che le colora. Vieni qua Ale, vieni che devi dire una cosa. Lei dice il colmo è delle ciliegie primizie che vengono colorate. Vuoi spiegare che non è il colmo perché la carne è colorata 10.000 volte di più? Sì, sì. Come viene colorata la carne? La carne viene colorata con ogni tipo di colorante, anche il pesce. Il salmone per essere così rosa viene colorato. No, vengono colorate. Anzi, in alcuni casi addirittura, poi ti lascio perché sennò inizierei per ripeto quello che ho detto di là. Quindi non è il caso, infatti. Per esempio il vitello, che ha la carne bianca, è bianca perché è anemica, altrimenti sarebbe rossa, l'assurdo. In alcuni casi la colorano, in altri casi tengono il neonato in condizioni inaccettabili di prigionia, in cui non si può muovere, perché la carne rimanga bianca e friabile. Viviamo in un Matrix. Ok, grazie. Adesso, scusate, però deve iniziare il tamburo che è ritardo di mezz'ora. Adesso... passo al canale No Censura e inizi. Io ho finito, grazie a voi.